we'll be right

i'll be right Good morning, role players! <ride> Ciao a tutti, buongiorno. Questo è GDR Unplugged. Benvenuti sulle frequenze di GDR Unplugged, l'altro modo di giocare di ruolo. Anzi, ricordatemi che stamattina mettiamo in scaletta anche rispondere ai commenti su YouTube. Perché c'è stato un commento interessante. Se da una parte era molto costruttivo, un feedback molto interessante, dall'altra ci ha anche fatto delle critiche. E quindi magari ne parliamo assieme su come dovremmo comportarci. Allora dovreste sentirmi bene, ma non dovreste sentire la musica di sottofondo. Perché non sentite la musica di sottofondo? Adesso sopperiamo proprietà. Eh, giusto, dovreste sentirla fatto. ma non la sentite. Boh, misteri. Comunque, buongiorno, buongiorno a tutti, questo buongiorno domenicale dedicato in parte anche ai giochi di ruolo, dedicato ai te e ai gatti. Saluto il gatto, ciao gatto. E' dedicato alle chiacchiere, al chill, andiamo tranquilli, salutiamo quelli che Twitch mi mostra o quelli che hanno salutato in chat, perché Twitch ha questo problema che non riesco, non riesco mai a sopperire a tutti quanti, cioè, non so che cavolo sto dicendo, non riesco mai ad avere dati precisi. Allora, salutiamo Ale, salutiamo Comrade, salutiamo Abuch, Fede, Jeanne, Marmo, Rob, ciao, ciao, ciao a tutti. Tra l'altro Rob poi mi ha contattato in privato e mi ha detto: Ah, ero io. Ah, ok. <ride> non ti avevo riconosciuto. Per cui, ciao e bentornato in questa mattina di chiacchiere. Mm, ah, ok, mi sembra di aver salutato tutti quelli che hanno mandato un saluto in chat. Mi dice Gian no. eh, mi dice: Non si sente la musica. E io mi chiedo un po' perché. Eh, questa è una bella domanda. Vediamo, facciamo un ultimo tentativo. Eh, Top. Fatto. Wow. Wow. No, non la sentite e eh, non capisco perché non la sentiate. Mua. Mistero. Io volevo mettere un po' di musica. E voi non la sentite. Mi rompe le balle? No, non è supportato. Ma sì, ok, ma dovreste sentire tutto quello che passa dalla scheda audio, invece non la sentite. ma Misteri. Facciamo un ultimo tentativo, ok? Vado a provare, vado a smanacciare il Cobs, potrebbe eh, esplodere tutto, potrebbe esplodere. Eh... Speriamo di no. Ok, ma no. Oh. Era semplicemente basso. <ride> Vediamo Gian, ma alla fine hai pilotato il sondaggio e sistemato la barba senza di noi no. La settimana scorsa adesso dovreste sentire leggermente la cosa che era semplicemente molto bassa. Qui un po'. Fatemi sapere come si sente, se è troppo alta, se mi copre la voce. Forse adesso sì, è troppo altina. La mettiamo un po' così. Ok. Ora, in questo momento, ditemi come si sente la musica rispetto al... Adesso è sparita la musica maledetta. Comunque, non ho pilotato il sondaggio. Anzi, questa mattina lo, tenia... lo apriamo perché la settimana scorsa mi sono dimenticato infatti ho ancora la bar così perfetto ok parliamo casomai tenetemi aggiornato se vi dà fastidio mi dite che lo salutiamo e che lo sistemiamo salutiamo invece chi si è unito di recente alla banda gdr unplugged si sente appena perfetto ok eh, cioè mio Maurizio 48 dottor dispetto shelly tutti quanti ricordatevi che dovete rinnovare l'abbonamento a twitch se siete abbonati a Amazon Prime e quindi vi abbonate gratuitamente grazie, grazie mille eh, vi ricordo anche che potete sostenerci grazie alla nostra pagina Patreon diventate i nostri patroni abbiamo in programma di eh, dare dei vantaggi ai patroni oltre a poter vedere i video in anticipo per cui eh, state sintonizzati allora, dicevo stamattina, ah merda, mercoledì, ho lasciato di là. Innanzitutto, prima cosa parliamo del tè. Allora, mi sono preparato il tè di Anna questa mattina. Anna ha un tè per fare colazione che ha un po' di maccia dentro, questa polverina verde che io dico che sa di spinaci, dicono che sia energizzante e faccia un sacco di bene. Speriamo sia vero perché se è vero diventerò un supereroe nel giro di poco tempo. A proposito dei supereroi, state guardando Falco e Winter Soldier? Io ieri mi sono riaggiornato, ho guardato le ultime puntate e devo dire che non mi dispiace. Certo, i... I... le serie, i film, i contenuti i prodotti dalla Disney hanno sempre quel problema di essere un po' interessanti, tipo trattare tematiche come il razzismo. Come le, i problemi sociali, eccetera, eccetera, dall'altra. Poi si danno cazzotti perché alla fine sono supereroi e quindi la gente quello vuole vedere. E non farò spoiler. Mm. Eh, e ti, vi dirò che a me piace questa cosa. Sarà che sono sempre stata una persona un po' pop, 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 pop porno, ma sì. sarà. Ma non mi dispiace. Cioè, È una storiella carina, una fotografia eccezionale. Ieri con Anna notavo. Le facevo notare, notavamo insieme, che la fotografia dei contenuti Marvel, Disney, Marvel in particolare, è sempre una fotografia eccezionale. Una scelta delle inquadrature, eh, i colori, eh, ciò che le immagini trasmettono, che a me piace da morire. Sarà che me ne intendo poco. Jean dice che vuole tazza gatta, questo qua in particolare. Credo che l'abbiamo presa in un ristorante che fa solo, eh, aspetta, com'è si chiama? Solo ramen, dalle parti dove è originaria Anna, cioè dalle parti di Schio, Vicenza, che hanno una parte fanno ristorante, solo ramen, buonissimi, e dall'altra hanno un negozietto di tutti gli articoli un po' particolari come questo, ma anche le statuine, a me piacciono da morire le statuine, quelle giapponesi, così e quindi me lo sono portato a casa mi ha chiesto quale ti piace ah questo assolutamente è eh, o allora, eh, non è bellissima eh? e mh, Ale dice prima o poi lo proverò anch'io il tè maccia tra l'altro questo qua ha un po' di maccia dentro ma in realtà è un tè verde o un tè bianco non mi ricordo l'ho lasciato di là eh, ho commesso un grave errore tra l'altro non lo stiamo neanche vedendo perché sono un po' scemo ma adesso vi porto a vedere allora, andiamo a vedere, magari c'è sconto, dobbiamo, devo ordinare anche delle cose. Adesso se ci liberano il 26, se ci liberano il 26, vado, poi mentre andiamo a fare un salto a prendere del tè, a prendere delle cose. Ehm, eccolo qua, web, eccolo qua. E ehm, la Kira T. House, i nostri amichetti e amici da cui ci procuriamo il te, perché loro sono persone fantastiche, hanno mm -hmm. un servizio fantastico e di puoi di allora perché no? Sta crescendo il bonsai crede che allora il bonsai non sta crescendo. Anche se mi era venuta la voglia e l'idea. Eccolo qua. La voglia e l'idea di attaccare sia le foglie verdi che le foglie rosa assieme. C'è un sacco di rane sopra. <ride> Sembrano boccioli, ma sono rane. Mm, ehm. E ho un po' paura a proposito di Bonsai perché la settimana prossima, questa qua che arriva, eh, contiene il mio compleanno. Io compio gli anni il 22 aprile e eh, avevo paura che, visto che mi avevo preso il Bonsai di recente, mi regalassero i Lego. Non ho paura perché non mi piacciono i Lego, ma perché è una passione che non voglio iniziare. Eila! Benvenuta Ale tra noi Abbonata a livello 1. Complimenti, grazie mille Ale, grazie infinitamente. Eh, di tutto cuore e ehm... Ah sì, è una passione che non voglio iniziare perché ho già la passione di giochi di ruolo, dei board game, dei videogame, sono ogni passione di un sacco di altre cose, bicicletta, libri, musica, cioè ultimamente ci siamo presi il giradischi con dei vinili e quindi stiamo collezionando, stiamo comprando anche i vinili. E quindi non volevo iniziare anche quella dei Lego. Questo qua del Bonsai volevo che fosse una cosa un po'. E infatti, Fede mi dice: eh, fai bene, è troppo costoso. È costoso. Allora, tra l'altro, questo qua è un, un argomento interessante. E cioè, i Lego sono effettivamente costosi, ma però hanno una svalutazione molto bassa. Cioè, eh, se tu compri un Lego da 100 euro, probabilmente tra mesi. Se sei fortunato lo potrai vendere a più di 100 euro. Se sei sfortunato, probabilmente lo venderai comunque a 80 euro, 70-80 euro. E perché hanno si mantengono nel tempo. C'è un collezionismo che è assurdamente pressante e si mantiene nel tempo. E loro hanno costruito questa cosa. Si sono affidati ai fan che amano questa cosa e quindi loro. Si mantengono così. Mio fratello è andato in un negozio qui dal, nel Veneto che non era altro che un capannone con delle scanzie e un sacco di set Lego. E loro erano il terzo capannone che vendevano che aprivano perché eh, c'era pieno di gente che continuava a comprare da loro. Loro facevano un sacco di soldi. Eh. Infatti, mio fratello, da una parte li prende perché gli piacciono, e dall'altra, li prende perché, eh, perché vuole collezionarli, vuole fare un investimento. Ora, finora ha sempre aperto di quelli che gli abbiamo regalato, quindi l'investimento zero. Però di là, insomma, diele. Io fate conto che anche il bonsai che ho qua nella mia testa è di mio fratello, cioè lo tengo qua, ma lo tengo per. Perché mi piace, ma non voglio assolutamente tenerlo per sempre. Una cosa. Tra l'altro ho un bellissimo rapporto con mio fratello, per cui questa cosa gioca assolutamente a vantaggio. Ma voi non credo, nessuno di voi mi pare sia appassionato di Lego. Avete comprato, magari ci giocavate da bambini, tutti ci giocavamo da bambini, abbiamo i pezzi di Lego. Se avessimo tenuto le scatole, dei... probabilmente il collezionismo non esisterebbe, perché saremmo tutti collezionisti. <ride> c'è quel problema lì, c'è. Tra l'altro, negli anni 2000 fece uscire anche di board game. La Lego fece uscire di board game. Che ricordo chiaramente: tra l'altro, all'epoca fu interessante perché io facevo parte di un'associazione ludica qui delle mie parti, eh, la Taverna del Vecchio Veggente. Tra l'altro, sempre in ambito alcolico e in ambito, uh, in ambito ludico, eh, un po' fantasy. A proposito, apro parentesi: ma Fede, tu hai l'Arp GEM? Andiamo, un altro, andiamo tra un attimo sull'ARP Gem: che cos'è e cosa sta succedendo, um, perché in questo weekend si tiene all'ARP Gem, che cos'è la LARP Gem? Allora, la LARP Gem Arp Gem vediamo se la troviamo, eccolo qua, laboratorio di scrittura Laboratorio di scrittura dei Larp. Allora, intanto mi stanno rispondendo. Ale dice: da bambina ci giocavo molto, ma non li ho mai collezionati. Avevo quello nel barilotto rosso a forma di lego gigante. Sì, mi ricordo. Sai cosa c'era la versione figa, tra virgolette, cioè nel figa. Nel senso che c'era questo barilotto rosso, io lo ricordo chiaramente, eh, vediamo se troviamo l'immagine. Contenitore, lego. Vediamo se lo troviamo. Uh, no, barile, lego. Barile, barilotto. Come hai usato tu? No, non mi fanno. No, ve lo mostro anche perché così. Mi fanno vedere ste cose qua che sono per fare il barile. Però, io ho capito, è tipo secchiello del detersivo di una volta. Infatti, la versione scrausa di quello che però è entrata nella leggenda, almeno per quanto mi riguarda, era il fustino del detersivo svuotato e riempito con i lego. Era comodissimo e usato da tutti prima che ci fossero i contenitori in plastica a basso costo. Guarda, questo si adoperava. Non so se siete abbastanza vecchi, fustino dash per esempio per fare una marca, eccolo qua, tipo questo, io ho ricordi di questo, tra l'altro questo qua è in plastica, ma quello che ricordo io era in cartone col tappo di plastica. No, forse, forse anche questo ha il tappo di plastica, tra l'altro il tappo di plastica poi si rompeva tipo la solidità di un di, eh, tappo di un piatto di plastica. Eh, Rob Nomad dice qualche brickheads perché me ne hanno regalato uno tre mesi fa. Eh sì, ci sta. Poi quelle cose lì, ma anche i Funko Pop, per dire, sono un'altra cosa che hanno preso piede perché sono carini. Vanno a riprendere ciò che ti piace, Harry Potter, i Marvel, eh, qualsiasi brand che esista, loro li riprendono. Io e... sì, ho visto Anch'io che c'è lo sconto in lire, per quello mi sono fermato ho detto probabilmente è l'originale. <ride> fede l'arp gem è stata una bellissima esperienza che vorrei replicare il prima possibile ah, allora parlavamo di saltavamo sull'arp gem l'arp gem è laboratorio di gem session brainstorming fare giochi insieme dal vivo imbracciando ok a parte oscar di live.it che fa le catchphrase mm -hmm. ma l'arp gem è in pratica sul server normalmente dal vivo ma sul server, in questo periodo di Covid, sul server Discord di live.it, l'Arp Orchestra, eh, ci si ritrova, si ritrova e ci si divide in gruppi, si ha un tema, ognuno porta dei contributi e poi ci si confronta e si costruisce un gioco in due giorni. Una bozza, un Frankenstein di gioco, che poi verrà sviluppato nel corso dei mesi. Portato avanti, testato, c'è proprio un programma annuale per cui... Ci partecipa, si contribuisce, poi viene revisionato, poi viene provato, poi viene revisionato di nuovo. Finché, nel giro di un anno, in teoria c'è l'idea di portarlo alle con, mini con live, e poi pubblicarlo su Crescendo Giocoso. In teoria, una nuova edizione di Crescendo Giocoso. Ieri c'è stata la prima giornata. Oggi dovrebbe esserci la seconda. Tra l'altro, ieri sera siamo stati a chiacchierare sul loro server. Fino alle 1 e mezza-2 di notte, io gli altri erano ancora là. Non so fino a che ora siete andati avanti, Fede, fammi sapere. E mentre mi dici invece: riguardo ai Lego, ne ho parecchi, ma non voglio più comprarne. Ogni tanto me ne regalano. Tipo la scatola di Stranger Things. Eh, io per esempio ho regalato la scatola di Stranger Things al compleanno di mio fratello che è stato in marzo. Tra l'altro ora che ci penso. I miei avevano l'abitudine di fare all'amore nello stesso periodo perché se mio fratello è nato in marzo, io sono nato in aprile, non è che andiamo molto lontano. E quindi, tra l'altro, nell'ultimo crescendo giocoso che non ho qua, ma ho di là, nella libreria di là, perché ho i giochi di ruolo sparsi tra le librerie di casa. Ci dovrebbe essere anche l'ultimo gioco che ho fatto due anni fa, tre anni fa, mi sembra l'arp gem anch'io, Ferro e Fuoco, in cui si gioca eh, l'interrogatorio a una banda criminale degli anni 70, tipo la Banda della Magnana o il romanzo criminale, quelle cose lì. Fede dice: Lego Ideas per adulti sono stupendi. Consiglio la casa del fabbro a chi è grandicello e appassionato. Ecco, per esempio, il, il fabbro è nella lista, nella wish list di mio fratello. Quindi, se non se lo compra lui, prima o poi andrò, andrò sicuramente a regalarglielo assolutamente. Vabbè, direi che abbiamo chiacchierato abbastanza di cose varie, abbiamo cominciato per te, andiamo ad affrontare gli argomenti in scaletta, che poi non sono tanto, sono chiacchiera anche quelle, però vado un attimo a, eh, a trattarli. Prima cosa, ed è una cosa in cui vorrei sentire il vostro parere. Questa settimana, negli ultimi dieci giorni, si è parlato parecchio del gioco di ruolo dell'anno. Allora, lo so che è un argomento trito e ritrito, che ogni anno ne parliamo, che ogni anno ci sono le chiacchiere, c'è chi lo odia, c'è chi lo ama, c'è chi lo sostiene, c'è chi lo osteggia, c'è chi... Vorrei sentire la vostra, il vostro parere in proposito. Mentre andiamo a... ve lo vado a mostrare. Gioco di ruolo dell'anno. Per chi non lo sapesse, cos'è il gioco di ruolo dell'anno? Il gioco di ruolo dell'anno è il vecchio Best of the Show di Luca. Beh, una, una volta a Luca c'era questo premio: il Best of the Show che veniva presentato a Luca. Poi è stato trasformato in gioco di ruolo dell'anno. Un po' perché ogni mercato ha bisogno di un premio: ha bisogno di darsi valore, di farsi una pugnetta da sola. Un po' di bro job, insomma, e, mm. ehm, e quindi, ma cioè anche. È normale che ci sia questa cosa insomma eh, non la vedo neanche così scandalosa il punto è che essendo un ambiente così piccolo ma che sta crescendo così in fretta comincia ad essere stretto perché se andiamo a vedere i candidati che l'anno scorso erano 25 al gioco di ruolo dell'anno ce ne sono di diverso tipo e di difficile confronto allora Intanto la, la critica è stata mossa da cui è partito tutto il casino, è che 25 giochi nel regolamento viene privilegiata la longevità, anche se, no, non nel regolamento, dai giudici viene privilegiata la longevità, perché nel regolamento la longevità non viene, eh, non viene nominata. Quindi si presuppone che un gioco venga approvato per boh, 4-5 sessioni e con i giochi One Shot come si fa? Comunque, 4-5 sessioni da 3 ore. Facciamo 3 ore, facciamo 15 ore a gioco. Eh, 15 ore per 25 vuol dire: allora facciamo 15 ore, no, facciamo 20, facciamo una media di 20 perché magari sono 4, eh. 20 ore per gioco per 25 giochi sono 250 per 2500 ore sono 500 ore se ho fatto i conti giusti 25 per 20 250, sì, 500 ore ed è anche difficile cioè che i giudici ogni giudice possa dedicare 500 ore o tutti i giudici li provano assieme ma come fanno quei giochi che per esempio non sono per sette persone li dovranno provare separati. Comunque, supponiamo che devono dedicarci 500 ore, vuol dire due ore ogni giorno, circa un'ora e mezza ogni giorno dell'anno, teniamo anche basso, un'ora ogni giorno dell'anno, vuol dire che in una settimana sono 7 ore, vuol dire che devono fare ogni settimana due sessioni solo per, i per provare i giochi di ruolo dell'anno. E non è... Cioè, non ho che non sia fattibile, però è improbabile questa cosa. Cioè, bravi loro se lo fanno, però ogni tanto vedi spuntare sui social qualcuno che fa parte del gioco di ruolo dell'anno, eh, o che dice, ah, questo gioco non dovrebbe partecipare, questo gioco non è adatto, questo gioco non vincerà mai. Eh, no, questa cosa non la trovo giusta, cioè, è come se io partecipassi a un concorso di torte. E sapessi in partenza che non vincevo di non vincere a quel punto, perché dovrei partecipare? Quindi ci sono due, uh, questi due piloni, questi due problemi: il fatto di dover provare tutti i giochi e poi poterli confrontare. Come faccio a confrontare un gioco? Ma come faccio a confrontare? Ce l'ho qua perché li stavo leggendo. Uh, ieri notte, mentre chiacchieravamo, i 24 Poems, Game Poems, con l'ex arcana. Cioè, come posso veramente confrontarli? Uno, I 24 Game Poems sono giochi introduttivi, brevi, fatti apposta per essere intavolati al volo e darti un'esperienza nel breve termine. L'ex Arcana è un gioco vecchio stampo che vuole darti quell'esperienza classica da gioco di role in cui chiamiamo i personaggi, impostiamo una campagna e giochiamo nella lunga. Ma poi sono diversissimi anche come meccaniche. Cioè, leggevo ieri un gioco qui sui 24 Game Poems in cui si gioca in due. Uno è il cultista che vuole evocare il grande antico, l'altro è l'avatar. Tramite del Grande Antico e si gioca cercando di indovinare quali simboli arcani bisogna fare, che poi sarebbero gesti col proprio corpo. Bisogna fare per evocare il Grande Antico prima che questo si arrabbi e distrugga l'accolito, il... <coughs> il cultista, eh, per la rabbia, per la frustrazione. Quindi capite che sono veramente diversi. Eybouch eh, dice sono diversissimi tra loro. Forse dovrebbero fare inserire diverse categorie. Ecco, loro hanno risposto a questa cosa dicendo: eh, non, non ci sono abbastanza giochi per fare diverse categorie. Secondo me, su 25 giochi le diverse categorie si trovano. Anche perché facendo le categorie andresti a incentivare un, eh, un, un certo tipo di produzione. Allora, qui ci si pone la domanda: perché qual è l'intento del gioco di ruolo dell'anno? Perché se l'intento del gioco di ruolo dell'anno è quello di privilegiare, favorire una eh, editoria di un certo tipo, manuale grosso, cartonato, super figo, immagini super fighe, la classica idea del gioco di ruolo che abbiamo dell'oggetto da comprare e magari anche non giocare, allora capisco benissimo quello che stanno facendo premiano le edizioni fighe, premiano eh, il, eh, le produzioni fighe, un certo tipo di marketing sui social, un certo tipo di cose, e, eh, e loro allora continuano a fare così. Fanno tutto un gruppone perché alla fine li confrontano solo sulla, su quanto eh, si, eh, si armonizzano a quest'idea e è posto così. Ma se tu invece vuoi diversificare il mercato e cercare di andare a coprire, si dice sempre: eh, ci vorrebbero più giocatori di ruolo, ci vorrebbe più gente che si appassiona alla nostra passione. E allora io dico: ok, ma questa cosa si fa attraverso diversi elementi. Capisco che il passaparola e il, il ragazzetto che si appassiona ai giochi di ruolo sia un mezzo di diffusione che c'era già. Però io sono passato attraverso, per esempio, la crisi di Magic, la crisi dei videogiochi, la crisi del uh, cosa c'è stato? Dei social, dei mod, dei, dei, dei multiplayer online dei multiplayer online. E ogni volta si confrontava il gioco di ruolo con l'altro uh, hobby. E tutte le volte per esempio, il gioco di ruolo perdeva sull'accessibilità, perdeva sul eh, coinvolgimento, perdeva su diverse cose. E quindi, perché non lavorare su questi punti? Cioè, tu non puoi dirmi. I 24 Game Poems valgono meno di Lex Arcana perché non sono un manuale strutturato, un'edizione editoriale ben fatta, eccetera, cioè, perché non corrispondono all'idea classica di gioco di ruolo. Se abbiamo visto che l'idea classica di gioco di ruolo ha dei limiti, io non capisco, non, non, non penso che eliminare l'idea, il, uh, il manuale classico di gioco di ruolo sia la strada da seguire. Ma Diversificare in tutti i campi è sempre una buona idea. Sia nel risparmio domestico, mentre sentite le campagne le campane forse le sentite, io chiudo un attimo la finestra perché inizia la messa. Mi sentono ancora, stavano sentivano meno di solito. Comunque, Ebuch dice bisogna premiare l'idea non il manuale serigrafato. Allora, io capisco anche che un certo tipo di produzione possa avere valore e debba essere incentivata cioè se io mi preparo il fogliettino di carta o il, to il classico tovagliolo da ristorante ci scrivo sopra un'idea per un gioco di ruolo e la presento al gioco di ruolo dell'anno magari eh, questa cosa non dovrebbe essere premiata al gioco di ruolo dell'anno ok? Perché capisco che debbano premiare anche un certo tipo di professionalità, però dovrebbe essere più larga. Non il tovagliolo, non per forza il manuale in pelle umana, nel mezzo ci dovrebbe essere una gamma in cui viene valutato. Cioè, se un gioco è solo estetica e niente idea, e un gioco è solo idea e niente estetica, dovrebbero essere gli estremi che non dovrebbero vincere. Quando invece il tutto si coniuga in idea e manuale, allora magari ci potrebbe anche... Poi capisco che qualcuno dica no, a me il manuale frega niente, per me conta solo l'idea. Però allora lì eh, capisco anche che ci debba essere una giuria e loro valutino. Detto che, apriamo una parentesi, il premio se lo sono fatto loro... Si stanno facendo pubblicità loro per bravura, per possibilità economiche, per strategia eh? e quindi il premio ha il valore che noi diamo a quel premio. Ok? Che il mondo del gioco di ruolo dà a quel premio. Cioè, se io vedo mio fratello che non è dentro eh, il mondo del gioco di ruolo, che gira per Lucca, vede il cartellino con scritto premio gioco di ruolo dell'anno. Magari è attratto come tanti altri, faccio utente tipo, è attratto per dire, oh se l'hanno premiato un motivo ci sarà, però questo deriva dal fatto che l'editore dà valore a questa cosa e ci attacca il cartellino premio gioco di ruolo dell'anno. È un po' un meccanismo che si alimenta da solo, però si potrebbe... Eh... Cercare di sfruttare altri mezzi per, eh, per fare questa cosa. per esempio eh, si potrebbe fare un premio degli editori, cioè eh, chiedere a tutti gli editori di votare un gioco di ruolo che non è il loro e eh, mm -hmm. vedere quale vince. Potrebbe essere interessante questa soluzione, come potrebbe essere anche interessante fare delle categorie. Il problema è che siamo un mondo molto diviso ed è difficile mettere d'accordo tutti quanti. Ci vorrebbe un qualcuno di esterno, ma siamo tutti coinvolti bene o male in progetti di altri perché siamo amici di amici, ci diamo la mano e questa cosa è veramente difficile che succeda. Ale dice, bisogna valutarne le dinamiche, l'idea dalla quale è scaturito GDR e opinione personale se c'è magia o no. <ride> Ma intendi magia, cioè quella, quella cosa che scatta quando un gioco ti, ti fa esplodere le farfalle nello stomaco, ti fa innamorare o magia proprio se hai un sistema magico all'interno del gioco? Ale dice sì, ma magari chi ha avuto l'idea non ha molta disponibilità economica e il manuale cartonato non può permetterselo. Hai perfettamente ragione, Ale. Infatti, secondo me, non deve essere per forza cartonato il manuale, però non deve essere neanche scritto su fazzoletto di carta e portato, cioè è vero che uh, è vero che conta più l'idea che l'estetica, ok? Più la sostanza che la forma. Però se l'idea è veramente buona anche trovare qualcuno e fare un'edizione, ma anche solo in PDF. Ormai fare un manuale in PDF e diffonderlo attraverso i social, attraverso le cose, eh, è veramente facile. È vero che se tu hai mezzi economici, conoscenze pratici, eccetera, eccetera, lo puoi far conoscere di più. E un manuale che si fa più pubblicità di solito ha un riscontro, ed è accattivante, ha un riscontro più alto. Per esempio, capita spesso che manuali che magari hanno un'ambientazione figa o una premessa figa se, hanno, se riescono a farsi pubblicità, magari sui social, con un cosa, eccetera, eccetera. Ecco l'esempio pratico. E prima Vennero è un gioco che eh, viene. Eh, adesso ve lo faccio vedere. E prima avvennero. Non lo trovo, forse era prima Vennero Vediamo se aggiungo Chaos League. È un Kickstarter che c'è in questo. Eccolo qua, prima Vennero è blindfold role play game, ok? Mettiamo aggettivi che distinguono, ma è una prassi del marketing per cui ci sta. Un gioco di ruolo immersivo che si gioca bendati, guidato da tracce sonore interattive. La storia del gruppo di fuggitivi nella Berlino nel 1942. Vai alla campagna di Kickstarter, ok? È un gioco che viene pubblicato da Chaos League. Eh, probabilmente in cooperativa con Narrativa che ultimamente stanno collaborando parecchio sia per View Scream che oh Scream View, view screen, non mi ricordo mai dove va che per questo è un gioco che sembra molto interessante Berlino 1942, Mattina grigia, appartamento è un gioco che ha una premessa molto accattivante delle meccaniche semplici delle meccaniche particolari e strane e quindi attira parecchio è un gioco interessante, ok? Qual è il punto a cui volevo arrivare? Che questo gioco è stato pubblicato nel 2017, 2017, 2018. Dove direte voi? Che cioè, questo gioco è già stato pubblicato, in forma diversa, chiaramente. Però, nella raccolta di Chamberlarp, crescendo giocoso, degli amici di live.it. E là è arrivato anche MGZ. Cioè, siamo tardi? Sono le 10.30 MgZ dove ci c'è stato finora. Comunque all'interno di Crescendo Giocoso. Questa raccolta di Chamberlap c'era. Prima. Venero. Non vorrei sbagliare. No, ce l'ho di là. Ma, ma, ma vabbè, e il punto è a parte l'anno 6 2017-2018, quello che è. Ma il punto è: cioè chi lo sapeva questa cosa? Pochissimi, anche gente dell'ambiente non la sapeva questa cosa perché, perché non c'è stata una campagna social marketing che è così capillare da arrivare a diffonderla a tutti e quindi la gente non ha saputo. Quindi anche la possibilità di organizzare campagne social a volte una cosa non la si sa semplicemente perché non si è venuta a saperla. La voce non ha rimbalzato fino a te. Capita questa cosa, infatti, quello che stiamo facendo è anche questo: fa sapere. Ma, eh, e quindi è una caratteristica. Io di solito nella, nel marketing, nei social, valuto tre fattori. Il primo è l'idea, che potrebbe essere l'idea più figa del mondo. La seconda è la capacità personale, tempo personale. La terza è il, i social. Ok? Cioè eh, io posso avere un'idea fighissima, non avere tempo per, o risorse per mettermi dietro o capacità sui social. E magari l'idea è talmente fenomenale che prende piede lo stesso attraverso il passaparola e allora gli si attiva anche i social. Però, magari ho un'idea che è non dico banale, però non così eccezionale. Però sono bravissimo con i social e ho tantissimo tempo e risorse, e quindi magari questa idea prende piede lo stesso. Allora, Federico, aspetta. Federico dice io non ero e non sono dentro l'argomento ma da quello che ho letto e sentito non ha molto senso così come è regolamentato ora. Sì è un po' abbozzato cioè eh, i giudici non seguono il regolamento lo piegano al loro volere eh, tipo si parlava ieri sera con gli amici di live.it Oscar Maria in particolare che si è presa a cuore questa cosa e diceva che c'è stata la questione 24 Game Points che vengono considerati Chamberlarp e quindi non ammissibili quando l'anno scorso Crescendo Giocoso era stato ammesso, però evidentemente non aveva possibilità di vincere. Allora deve essere più chiaro il regolamento. Cioè, se loro dicono questo è un premio per quel tipo di prodotto, tipo l'Oscar, ok? Anche se poi c'è un anno in cui vince Parasite. Però normalmente l'Oscar è un premio di comodo, una pippetta che si fanno i... le case cinematografiche, è una pacca sulla spalla, chiamateli un po' come volete, perché? Per un riconoscimento che si danno tra loro, e quindi tu sai che i film che vincono l'Oscar sono di un certo tipo, li puoi non dico prevedere, ma anche abbozzare. C'è sempre una spiegazione, un senso dietro a questa cosa. E allora, o è chiaro e non c'è nessun problema, ma se eh, non si riesce a capire bene il senso del premio, evidentemente non è così chiaro diversificare categorie potrebbe essere interessante, ma quali? Perché nei board game, per esempio, le categorie che si vedono spesso è family game, casual game, gioco più impegnativo, cioè eh, ci sono diverse categorie, ma anche queste seguono il mercato. E evidentemente nel gioco di ruolo non c'è questa diversificazione, questa importanza delle mercate. E hey, Bucci mi scrive, quella della magia è una sua fissa? Allora... <ride> un po' mi viene da ridere ma un po' la capisco io per esempio ho valutato ultimamente che se c'è qualcosa di strano in un gioco lo apprezzo di più cioè se tra l'altro un'idea un che mi, mi ronza in testa da un po' è cercare di creare dei giochi neorealisti o comunque neorealisti fantasy cioè Prendere la realtà di tutti i giorni, la realtà che magari fa parte del nostro background degli anni 70 italiani, gli 80 italiani, il, la vita da paese di tutti i giorni, e aggiungerci un tocco di strano. Per esempio vita da paese, ma metà del paese sono qualcosa di strano, tipo una creatura del, del, del fantasy, della lore, del folklore locale. Raggiungerci qualcosa di strano, tu tipo paesino di montagna dove però spariscono dei cosi degli individui, cioè attaccato alla realtà, ma qualcosa di strano perché se tu mi fai solo vita da paese di montagna. Per esempio, faccio un po' di pubblicità, faccio un po' di shout, eh, di endorsement al nostro amico Mattia Davoglio, perché aveva fatto un gioco per il Game Chef che si chiamava Seconda Generazione. Ed era un gioco che trattava dei figli degli immigrati. Molto interessante, eh, un gioco tra l'altro con delle meccaniche particolari e interessanti anche quelle, eh, belle da giocare, però. Non mi dava quel friccicore, non mi dava per esempio. Se fossero stati, se fossero passati attraverso la metafora del fatato, oppure ci fosse stato qualcosa di diverso dalla realtà normale di tutti i giorni, mi avrebbe incuriosito di più. Non so se sono solo io. E non so se è paragonabile al tuo feticismo per la magia. Tra l'altro a questo punto mi chiedo: siamo in orario protetto, quindi farò solo un accenno, mi chiedo che cosa combiniate nella vita privata, visto che lei è così feticista per la magia. Um, Ale dice: Intendevo la dinamica magica all'interno del gioco, ma io sono una fissata. Ah, <ride> ok. Beh, ognuno ha le proprie, del resto, perché no? Scrive comunque anche magia intesa come il coinvolgimento partecipativo sognante di giocatore davvero importante nel valutare se un GDR è riuscito o meno. Secondo me, eh, per me quello è ancora più importante. Se l'altro è un feticismo personale e ognuno può avere il proprio, magari a certe persone piacciono i giochi di automobili. Gio GDR di automobili. Tra l'altro, ne ho scaricato uno, poi lo andiamo a guardare se mi ricordo. Ehm. Ad altri possono piacere quelli che trattano la magia. Perché no? Come dicevo, a me piace il sovrannaturale. MgZ, buongiorno, l'abbiamo già salutato. Wanna become famous by follower and viewer. E eh, questo lo banniamo. Come si fa a bannare un utente? Mm -hmm. Federico, tu che sei esperto, come banno? Ma mamma mia, ma sono arrivati un sacco di bot. Questo è il tuo GDR? Eh, spam, infatti. Federico, come elimino lo spam? Ah, vedo che Federico mi ha fatto già. Federico, ma, ma ne parliamo in privato. Ti promuovo a mod. Ti promuovo, ma ne parliamo in privato. Um, uh. Comunque, grazie, chat. Che vi eh, fate anche chiacchiera tra di voi. Infatti, questo qua vuole essere anche un momento in cui. Si chiacchiera tra un po' di comunità, ok? Allora io nel frattempo cerco di capire come eliminare i bot che vengono a romperci le balle. Tra l'altro ho un bot che dovrebbe essere predisposto per sta cosa, ma evidentemente non funziona. Ahhh. Il minatore sconfiggere era Salvini, dice MGZ, ma potrebbe anche essere volendo. Cioè, se trattato in modo interessante, non è da buttare via l'idea. Ale fa, faccio un esempio. Ho giocato per molto tempo a Girsa, facevo un elfo Noldor mago, in ATM il mago non c'è. Cus ATM, avventura nella terra di mezzo. Ah... Allora, questa cosa però è un discorso un po' particolare perché effettivamente nella Terra di Mezzo la magia sta scomparendo ed è rimasta in mano a pochi. Far passare questa cosa potrebbe essere effettivamente attraverso l'eliminazione della classe mago. Poi, se a te piace giocare il mago, o c'è un mezzo che il gioco propone, tipo sei l'unica al mondo e vieni ostracizzata per questo, o comunque c'è un prezzo da pagare per questo, o magari non è il gioco che fa per te. Seleziona l'utente e bloccalo come spammer. Ok, vado. Tra l'altro sono tre. Seleziona l'utente, tasto destro sinistro? Sinistro, proviamo. Regala un abbonamento? No. Chat in privato? No. Blocca. Blocca o segnala? Beh, intanto lo blocchiamo. Blocca. Poi, Yanubis, seleziono. Ma te letto? allora te ne intendi veramente? Blocca, blocca e x-mice check blocca, 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 i blocca impedirei di inviarti messaggi privati, Impederai di ospitarti, va bene, blocca. Ci abbiamo fatta, grazie mille Fede. Lorenzo Trenti, ho fatto il giurato GDR dell'anno e vi riporto la difficoltà di bilanciare da parte! Oh Grazie Lorenzo di essere arrivato. Di bilanciare da parte della giuria tutti gli elementi di cui avete parlato. Si tratta di un equilibrio che è più un obiettivo a cui tendere che una conquista che puoi effettivamente raggiungere a ogni edizione. Il premio funziona nel momento in cui ci credono sia il pubblico che riconosce almeno in parte la bontà delle scelte, sia da parte degli editori che sfruttano il premio per promuovere il gioco. Sì, è un meccanismo di cui accennavamo prima. Allora, mi piace intanto il tuo contributo. Eh, tra l'altro, sarebbe interessante magari eh, se ti va, ne parliamo in privato. Fare una live di un'oretta, una sera parliamo. Visto che sei stato tra i giudici, magari ti va di parlare di com'è l'esperienza da parte del giurato. Senza, senza scannarsi, tra amici noi siamo amici, per cui possiamo parlare tranquillamente. Perché magari andare ad invitare persone che hanno il dente avvelenato mi dispiacerebbe, perché magari manderebbe la conversazione su eh, alzate di scudi o frecciatine, che non è ciò che vogliamo fare su GDR Amplia. Perché finché si scherza, si scherza, ma non è questo il nostro scopo. Uh, fare sottocategorie di premi è difficile perché non puoi sapere in anticipo se arriveranno giochi per tutte le categorie. Ah, grazie Fede, che stai segnando i bot. Sembra <ride> gusto li blocca tutti e ci blocca tutti. No, 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 no vi voglio bene. Tra l'altro, come vi ho detto l'altra volta, non posso bloccarvi perché siamo in pochi. <ride> Tanto quasi quasi potevo prendere dentro anche i bot. Va bene. Comunque, allora Lorenzo, questa cosa è interessante. Eh, tra l'altro, vedo anche delle pro altri problemi logistici a questa cosa, cioè se eh, mi arriva un gioco che non si sa bene dove incasellare, perché, per esempio, per gli Oscar, gli Oscar vengono votati. Sentivo il problema, per esempio, eh, dovuto al fatto che ognuno può promuovere un attore. Nella categoria che si sente più uh, adatta, cioè per esempio può metterlo come attore protagonista o attore non protagonista. E se magari un attore prende pochi voti o smezza i voti tra le due categorie, ma non verrà premiato né da una né dall'altra parte, cioè capite che c'è un problema e nei giochi di ruolo potrebbe, non dico succedere la stessa cosa, ma esserci problemi collaterali, cioè. Se un gioco è un Chamberlarp, ma si può giocare anche via internet, ma si, eh, si può giocare anche al tavolo senza muoversi, in che categoria lo metti? E questo solo volendo differenziare un gioco per categorie aggettive, cioè come si gioca. Ma se poi vuoi categorizzare un gioco in one shot o campagna e se si può giocare in entrambe, che fai? E poi magari vai. Per esempio, i PBTA si possono giocare in one shot? No, però io ho fatto delle monosessioni con i PBTA molto interessanti. E poi cosa fai? Differenzi anche per tematiche? Cioè per i giochi che parlano di serious game e giochi normali? E se poi è un gioco che non è specificatamente un serious game ma tratta comunque tematiche importanti? Non è facile la questione. Cioè capisco Lorenzo quando ci dice che non è facile. È il, il punto è che, però, non ci dovrebbe essere questo fanboismo dietro ai giochi di ruolo dell'anno. Cioè, capisco che l'utente possa andare su Facebook o sui social link a cazzo, a, a più che a caso. E um, e dire: Ah, siete degli stron... Non dovrebbe andarci, però avete sbagliato, dovrei, avreste dovuto premiare dell'altro, ok? Però il giudice del gioco di oro dell'anno non dovrebbe scendere a quel livello e andargli a rispondere con no sei uno stronzo tu, eccetera, eccetera. Cioè, comunque ci dovrebbe essere un, uh, un certo clima e un certo uh, non dico rispetto perché poi questo ce lo si deve guadagnare, però... Uh, cioè se sei il giudice del gioco di ruolo dell'anno non vai in piazza a fare il cagnaccio se ne sei il sindaco forse in questo ce l'hanno insegnato i politici italiani però se sei un politico italiano non dovresti fare come gli influencer cioè non dovresti andare sui social o in piazza a fare la festa del cotechino o a vendere il pesce non perché sei sbagliato a vendere il pesce e fare la festa del cotechino ma perché hai una carica, un'autorità che dovresti mantenere c'è una figura, cioè il Presidente della Repubblica. Non me l'aspetto che vada a, a, a sparare cazzate in giro su Twitch a fare il pagliaccio perché è il Presidente della Repubblica. Ok, e adesso senza voler paragonare il Giudice Gioco di ruolo dell'anno al Presidente della Repubblica che tra l'altro eh, mi sembra, cioè, a volte sembrano più i 5 Stelle o Salvini che il Presidente della Repubblica però anche 5 stelle sen senza cose politiche eh? perché non, non è questo il punto, non è questo il coso, però meno uh, influenza sui social e più uomini di politica, ok? Ale dice la magia c'è perché il mondo è magico intrinsecamente ma io non la posso usare. Il mio master è d'accordo con te su ATM ed è troppo cattivo per farmi fare il mago stesso. lo stesso. Scherzi a parte capisco che hanno scelto appositamente di trattare la magia in un certo modo. Che poi ATM è eh, interessante e particolare per altri motivi. Cioè riprendendo un gioco come D&D 5 che... Ha molte meccaniche che trattano il combattimento strategico. Eh, un gioco eh, sul signore degli anelli, magari non l'avrei fatto col sistema di DD5, però capisco che vada di moda, sia il sistema più usato, il sistema più conosciuto, e quindi ci sta bene anche lì, ok. Per esempio, preferisco molto di più The One Ring. L'hai provato. The One Ring, per esempio. Poi mh, magari state giocando atm perché il tuo master. Eh, preferisce quel sistema lì magari ha già provato D&D 5 quindi non deve leggere un altro sistema un altro gioco siete più comodi e giocate bene con quello e ci sta ognuno gioca a quello che gli piace dovreste vedere la mia collezione di giochi allora Fede scrive, capisco Lorenzo Trenti capisco benissimo le difficoltà ma così è un po' superficiale il premio così com'è è un po' un premio editoriale punto tra l'altro a volte mi dà anche da pensare che sia un premio che vuole alimentarsi attraverso il far parlare di sé. Eh, premiando, cioè per esempio l'anno scorso c'era la produzione editoriale probabilmente più eh, grossa che era Lex Arcana, che è il gioco di ruolo italiano che ha fatto Kickstarter di volume più alti anche all'estero. E facendo un Kickstarter in giapponese, facendo un Kickstarter in inglese, facendo un Kickstarter multilingue, eh, c'era probabilmente il gioco con le meccaniche più interessanti mm -hmm. che era Blades in the Dark. C'erano i fenomeni inglesi di Grant Howitt, cioè The Spire. C'era il gioco di ruolo giapponese Ryutama. Uh, e poi c'era il fenomeno italiano, il fenomeno social italiano, e cioè not the end, che ha avuto un clamore enorme l'anno scorso, è stato un po' il fenomeno e tra tutti quanti è stato premiato not the end. Detto che non posso leggere nella mente dei giurati, però con un occhio esterno mi sembra che eh, sia stato premiato sì il gioco di ruolo che ha qualche caratteristica innovativa. Uh, riprende un po' le meccaniche di Omen che era stato uh, finalista qualche anno prima e le cambia rendendole più funzionali alla gestione del personaggio più che alla gestione della storia d'altra parte però toglie meccaniche all'atto GM, spiegazioni lato GM che magari verranno inserite, sono state inserite nei eh, manuali aggiuntivi ma che lasciavano un po' il manuale base monco. Eh, io, Odd End, lo paragono a Never Tell Me The Odds, perché alla fine sono due manuali che danno o a non cedere al sonno, perché sono giochi che gestiscono la parte del personaggio come un motore interno e al GM viene lasciata spesso, anzi, spesso viene lasciata solamente la eh, possibilità, la parte di inventare ostacoli interessanti per eh, il personaggio leggendo dalla scheda del personaggio e poi le meccaniche invece sono tutte l'atto personaggio ehm, e quindi questa cosa di not the end questa scelta di not the end come la scelta di Lovecraft Task qualche anno fa come la scelta di Household l'altro anno eh, mi ha lasciato eh, il dubbio che si punti più a fare clamore, sì, premiare comunque una produzione che rientri nelle caratteristiche, però non la scelta più banale, non la scelta che sarebbe più scontata, ok? Poi è chiaro che non sono nelle menti dei giurati e quindi mi è veramente difficile sapere tutte le motivazioni che hanno portato alla premiazione di Notti End che merita assolutamente ma se valutiamo un premio editoriale forse l'ex arcana avrebbe meritato di più a quel punto di vista boh. eh, oppure eh, Blades in the Dark che eh, a livello eh, editoriale nella versione inglese nella versione americana ha avuto un grosso successo e porta evolve i pbta verso una direzione molto più simile ai board game che è interessante questa via allora ale scrive the one ring segna ah, se lo fa segnare al suo master e MgZ un giorno potresti farcela vedere la tua collezione è una cosa interessante. Tra l'altro, era una cosa interessante che volevo proporre anche a voi: cioè, eh, io sono curioso anch'io di sbirciare nella vostra collezione e vedere i vostri peccati, ma anche i vostri pregi. Per cui potremmo effettivamente iniziare un format social. Eh, magari ne parlo in privato con chi collabora con GDR Unplugged. Ne parliamo in chat sul postare le proprie collezioni di giochi di ruolo per far vedere a cosa giochiamo, che è interessantissimo. Io non devo nascondervi niente, eh? ve la posso mostrare. Il problema è più che altro è radunarla tutta assieme: perché ne ho una parte qua di fianco, una parte qui sotto. Per esempio, qua ho Touched l'espansione di The Sprawl con cui stiamo giocando. Eh, a parte quelli che ho aperti qua, che sto leggendo. Una parte di sopra, una parte in sala, ce ne, ne ho dappertutto. Dovrei radunarla un po' tutti quanti. Però è super interessante questa proposta MGZ. Ci avevo pensato anch'io e non mi dispiace assolutamente. Allora, i hey non amo molto DD, ma prima o poi tutti gli gravitiamo intorno. È assolutamente vero, anch'io avevo preso la. Le kickstart quick e eh, quickstart la scatola per provarlo per farlo provare a una manifestazione e anch'io ci bazzico attorno perché? Perché è l'elefante nella stanza. Cioè, per quanto tu possa essere appassionato di indie, per quanto tu possa essere eh, appassionato di Chamberlain, sappiamo che se uno dice gioco di ruolo, la prima cosa che viene in mente è Dungeons and Dragons, cioè anche se non l'hai giocato, anche se. Eh, non l'hai non, non ti piace, cioè, magari lo provi e non ti piace, oppure la provi e ci giochi, giochi solo a quello e tutte le vie di mezzo. MGZ scrive per me Blades in the Dark è una spanna sopra. Not the end, parere mio, ovviamente. Allora, dipende sempre come li valuti. A livello di meccaniche, anche a parere mio. però per esempio, a livello di accessibilità, not the end è molto più accessibile di Blade Sin the Dark, ok? Molto più accessibile. A livello di ambientazione per esempio è migliore Blitz in the Dark che ha inserito dentro questa ambientazione eh, con una città sedata dagli spiriti con questo schermo che protegge la città e i giocatori sono eh, banditi mariuoli che fanno cose. Cioè non è facile, tanto vi rimetto il fustino del Dash per, uh, perché stiamo parlando di gioco di ruolo dell'anno. La miglietta scrive, Ehi, hey Bucce. io lo giocavo perché ai miei tempi c'era solo quello, se iniziassi a giocare oggi non so se lo proverai neanche. Eh, io per esempio rientri nella mia categoria che io quando sono andato ho detto non voglio giocare a Dungeons and Dragons, voglio qualcosa di più narrativo, tra virgolette, meno combattimenti e mi hanno consigliato il richiamo di Cthulhu, che poi anche quello ha la gestione del combattimento perché è un po' una prassi dei tradizionali, avere la gestione tattica dei combattimenti, ma stavo guardando, ho guarda in là perché. Ho paura, che arrivi il no, ho paura che arrivi Anna. Che non so se verrà a farci compagnia stamattina. Anzi, adesso glielo chiedo. Anna, vieni a trovarci? Va bene. Ok, ha detto va bene. Per cui viene a chiacchierare con noi. Però è veramente difficile iniziare. Anzi, adesso chiediamo ad Anna come ha iniziato lei a giocare di ruolo. Perché è veramente difficile iniziare e non avere a che fare con Dungeons and Dragons. A me è capitato, sono capitate delle persone che. Ciao. Ehi là! Ciao! Ciao a tutti! È arrivata Anna. Allora, mettiamo la telecamera questa. Vieni un po' più in qua. Voilà! E stavamo parlando di Dungeons and Dragons perché... Eh... In un mondo come il nostro, è, cioè nella realtà odierna, magari è più facile non, averci, non iniziare con Dungeons and Dragons. Però è veramente difficile evitarlo. Io, per esempio, quando ho iniziato a giocare, leggevo sulle riviste videogiochi di questi giochi di ruolo: era il 94, per cui non è che ce ne fossero chissà quanti, e tutti stampano abbastanza tradizionale. Poi arrivò un stage che era un po' diverso, ce ne erano alcuni diversi, ma erano pesci fuori d'acqua. E quando andai in negozio a chiedere qualcosa che fosse meno di combattimento di Dungeon Dragons, mi consigliarono il richiamo di Cthulhu. La tua esperienza come inizio? Intanto ti salutano. Buon dì, ti saluta Fede. MgZ, ti saluta buona domenica. Buon Buongiorno. Buongiorno. dì, <ride> Motta. Io adesso vado anche a prendermi da bere. Tu, intanto, racconta come hai iniziato con Giocare di ruolo. Tra l'altro. Eh, mi ricordo che mi accennavi a che hai iniziato durante una vacanza al mare. No, no, quello avevo già iniziato io prima a giocare di volo. Però è okay. stato sporadico. Ok, vai, vai, inizia, inizia dalle prime. Io vado a prendere una bottiglia d'acqua. No, io ho iniziato tipo a 16 anni, alle superiori. E guarda qua. Sì. Ho iniziato alle superiori e ho giocato... La prima cosa che ho giocato è stato cyberpunk. Sì, esatto. Mi ha invitato solo perché deve andare via. Boo. No, la prima cosa che primissima è stata Cyberpunk, però era troppo macchinoso, cioè era veramente troppo complicato. Dopo un po' abbiamo. cioè, più che altro eravamo nella situazione in cui c'era il gruppo, però non tutti erano convinti di giocare, e quindi, dopo la prima sessione in cui creavi i personaggi, facevi un po' di storia, la cosa si arrenava. Poi, qualche anno dopo, ho iniziato a giocare a Cthulhu, ma richiamo di Cthulhu. E. Però anche lì sempre il solito problema che avevi gli amici i Pacconi, che quindi ti, ti mollavano lì. Mamma mia, i pacchi nei giochi esatto. di ruolo. Ma perché richiede impegno a giocare di ruolo? E allora se la passione, se la voglia di giocare non supera la soglia dell'impegno, eh eh, uno dice: andate a a far culo. Che poi tipo io e il master eravamo impegnati. Ma tu eri la ragazza del master, sì, ero la ragazza ah, del master. perché è un grande classico iniziare: perché la tua ragazza e il tuo ragazzo eh, gioca già, o è il master o è uno dei giocatori. Ti salutano anche ciao, Jean, ciao. Ti saluta Ale, ti saluta. <ride> so perché si Io no, perché... cioè, però forse dei miei amici ci facevano parte, c'era ci... delle parti di Vicenza, allora. No? Ti, ti dico una regola fondamentale: sempre leggere, perché loro non, cioè, chi ce lo può guarderà il video, non può leggere ah, la chat. No, no, nessun problema, si impara. Anch'io. Eh. Fede dice: Ma bazzicavi con gli, arteci, gli artefici del fuoco che sono un'associazione delle parti di Vicenza. Allora, credo che alcuni dei miei amici dell'epoca ci facessero. cioè, ci bazzicassero. Io no, direttamente. Tra l'altro ho ancora in rubrica un contatto dell'epoca di de un artefice del gioco, è un'artefice del fuoco, con cui non credo di aver mai collaborato alla fine, ma perché alla fine incroci tante persone. E poi, e do po dopo anni e anni, da quella roba, ma da quelli piccoli sparti: Punk Cthulhu, ma non avete fatto le sessioni uno a uno. Perché di solito il no. master, quando ha la ragazza che gioca e perde Ira, dice: Vabbè, ma continuiamo a giocare noi. No, ah. No, eravamo troppo legati al gruppo. Ok. Cioè Poi tra l'altro mi ricordo che con Cyberpunk Che personaggio ave... facevi? Facevo un rocker la prima volta. Ah, e mi ricordo che avevamo detto proviamo a fare il passato tirando i dadi. Com'è andata? È andata da <ride> oh, dio, tipo io faccio il rocker il personaggio col fascino alto tutto yeah 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 mm -hmm, carismatico esatto e tiro il dado e mi fuori: sei stato sfregiato perdi 5 punti di fascino mi manco così masterfobby insomma per un po' una merdata eravamo con tutti quanti lo stavamo facendo tutto, tutti insieme quindi era una cosa pubblica non è che l'abbiamo fatto in privato sì sì eravate d'accordo col gruppo cioè, mi fa, cioè, non mi pare giusto che ti vengano meno 5 punti nella cosa che hai messo che il tuo personaggio fa quello. Mm. E quindi abbiamo cambiato. Poi anche altri hanno dovuto cambiare delle robe perché tirando i dadi a caso ti viene fuori. Ma sì, cioè, qua si parla di differenza tra ciò che il gioco ti promette e ciò che il gioco ti fa effettivamente fare. Cioè non ti può dire fai un, fai un personaggio che ti so implicitamente ti soddisferà mm -hmm. così, lo giocherai, ti medesimerai, giocherai la storia e poi ti castra mettendoti cose che non, non vuoi giocare. Poi un'altra amarezza invece è stata data da Cthulhu, sempre oh. in questo genere di situazioni. Come mai? Ed è stata che tipo la prima volta che abbiamo giocato, tra l'altro giocavamo io, il mio amoroso che faceva il master e mm -hmm. mio fratello, quindi... Mm, Gruppone! Okay, le... Eh, vabbè! Il gruppo della disperazione. Tra Ma... l'altro mio fratello era cacciatissimo all'epoca. Allora effettivamente affettuosamente potremmo chiamarlo il gruppo della disperazione. <ride> sì. Io avevo un altro tipo di gruppo della di disperazione, cioè era mio fratello, mio cugino, non avevo una ragazza all'epoca per cui non poteva essere. E naturalmente ero il master, Però andai a chiamare gli amici della squadra di calcio. Mamma mia, quello è ancora più disperato. Che voglia che avevano di giocare gli amici della squadra di calcio! Allora scrivono dalla chat, eh, Gian ha iniziato con Mutant Chronicles che prendeva in edicola. Io mi ricordo i tempi di Mutant Chronicles in edicola. Tra l'altro, l'ho recuperato dopo. Io ero un amante dell'ambientazione uh, dell di Mutant Chronicles. E però no, diffidavo delle edicole. E eh vabbè perché sono sempre a tirare l'aria di Pizzentone. No, non è per quello, è perché sembra quasi uno schema Ponzi. Cioè tu compri il primo che costa sì. un euro e poi dici ok, ma alla fine se mi faccio due conti ci spendo 8.000 euro per avere un manuale di gioco di ruolo. Calma. Skyman, cioè, e quindi diffidavo e non l'ho fatto però ti capisco, io l'ho recuperato dopo la versione scatolata però ce l'ho di sopra ecco Bob June ha ragione, e dopo devo dire un'altra cosa su Cthulhu che, che... ok leggiamo mm -hmm. quando arriviamo a Bob June ti Dai. faccio parlare allora, c'è scritto, vediamo Z. io dovrei avere ancora il manuale di DD Advance, io invece ho uh, venduto, ho regalato, un, un giorno vi racconterò come il manuale di DD Scatola Rossa, e ho venduto il manuale del giocatore, tra l'altro di Scatola Rossa, ah, che ne avevo uno in più, perché sopra, No, state fatte a mi ricordo, ho la venticinquesima edizione di DD Advance. Uh. La Silver Edition dovrebbe Quindi. Ehi, dobbiamo iniziare a vendere quella roba. Con quest'icchia qua. Sì, dobbiamo fare le foto. Tanto è una cosa che potresti fare tu nei, nel pomeriggio. Che sei anche brava a fotografare. Mm, non è vero, però vabbè. Sei meglio di me. No. Allora, Ale ci scrive... Eh, Anch'io ho provato a richiamo di Cthulhu, ma non mi è piaciuto molto. Ma il master era del tipo che ti costringe a seguire per forza il percorso tracciato da lui. Oh mio dio! No, eh, il problema di Cthulhu è: che come cazzo, fai a fare un'alternativa? Come fai ad avere un'alternativa? Devi avere un master che è bravo a improvvisare. Sì, ma tanto anche tanto. perché cioè, devi impararti a memoria come master. Perché una volta ho fatto il master di Cthulhu mm. Mai più, perché c'hai tipo. 50 personaggi che possono incontrare, 50 cose che possono succedere, devi ricordarti, 50 posti dove queste cose possono succedere, devi combinare le cose nel modo giusto. Allora, di solito il trucco facile è tipo arrivate nella casa stregata e tutta l'avventura si svolge in otto stanze dentro la casa eh, stregata. Sì. Io era la prima volta che mi in eh, assoluto, ma ti ho capisco. preso l'avventura fatta, e ho detto: "Mmm, proviamo questa, è bella! Beh, per dirti, io ho smesso completamente di giocare quando ho provato a far giocare degli amici da Vicenza. Mm -hmm. Alla fine tutto ruota attorno Verona-Vicenza Verona-Vicenza. E eh, ho cominciato a costruire la campagna dei personaggi. E mi rendevo conto che non avevo veramente meccaniche di gioco per costruire la campagna. Cioè, improvvisavo qua e là. Cioè, l'ho letto anche eh, Assassino su No, Assassino, Orrore su Express, che è una campagna famosa, e mi ha deluso molto. Perché era una serie di mini avventure collegate al percorso del treno. Ma la cosa migliore con Cthulhu è stata la prima volta che ho giocato e io facevo il personaggio. E tipo, eravamo arrivati in un casolare di campagna mm. con, con mio fratello, sempre la coppia magica. Eh beh. E tipo, sentiamo dei rumori da un sottoscala. Ci avviamo per scendere le scale. Le scale sono bagnate. L'avventura dice, il mio master moroso dell'epoca dice, eh tirate per... Non scivolare. Non scivolare giù dalle scale. Tipo io fallisco, Giovanni, fa mio fratello fallisce. Crediamo, veramente, tipo saremmo morti, però gli ho detto: no, non è possibile che moriate. Avete, abbiamo messo un'ora o due a fare i personaggi e voi morite nelle scale della tristezza. Infatti, una, una cosa buona che aveva l'orrore sull'Oriente Express è che aveva tutto il libretto dei personaggi che erano saliti sul treno. E ti diceva: quando il tuo muore, prendine un altro. Eh, ok Erano tutti personaggi prefatti. Tra l'altro, se senti rumori da sotto scala devi sempre portare un cuale con te da buttare <ride> giù e vedere cosa succede. Esperienza veramente, allora uh, Alice scrive: Anch'io ho provato il richiamo di turno, non mi è piaciuto molto, ma il master, anzi, ah, no, è quello del percorso già fatto che è un po' un problema. Bob, giù che dicevi prima: in cyberpunk lo stile è più importante della sostanza. Eccoti un, tono di re... un tomo di regole complicatissimo che ti spiega come non farcela. Cioè, in pratica, nella premessa ti dice lo sì. stile è più importante della sostanza, ma poi quando vai a giocare le Devi regole. Devi girare per vedere, vedere in che punto hai colpito una persona. Mamma mia! Dic C non so se si c'erano diciamo, le percentuali, il braccio, la testa, il corpo. Mi ricordo, assolutamente, tra l'altro, mi ricordo un nostro compagno di giochi anni fa che diceva: Ah, io ho adorato cyberpunk perché potevi fregare il sistema. Tipo. Avevi, se tu, facevi, se tu non eri bravo a fare veleni, qualcosa, io me la ricordo un po' vaga perché eravamo, ero sempre ubriaco quando parlavo con questo giocatore. E se tu non eri bravo a creare, a creare eh, composti, sostanze per la spara dardi, eh, era più facile che ti succedesse che creavi un veleno, qualcosa che faceva del male, piuttosto sì. che qualcosa che ti curava, ok? E allora diceva, io tenevo basso apposta, sbagliavo apposta e poi i dardi che creavo li sparavo sui nemici. Però perché devi fregare il sistema? Cioè capisco che l'ingegno ti dia quella soddisfazione, ma non dovresti giocare per avere quella piccola soddisfazione. Sì, era un po' svilente. Eh. Anche, anche lì mi ricordo la prima stanza in cui siamo entrati di Cyberpunk. Tipo, hanno colpito un personaggio e doveva fare tre mesi di, di cure per ritornare. Sì, poi c'è quella cosa. Lì. Una volta un mio personaggio si è rotto un braccio e faccio il master e adesso, e lui mi fa: eh, giochiamo che il tuo personaggio è in ospedale. Ah, ok. Mm -hmm. Abbiamo giocato una sessione, due sessioni. Non siamo arrivati alla terza, non è neanche una sessione e mezza. E poi me l'ha fatto uscire. Abbiamo guarito e avanti, magia. E il braccio era guarito, sì, cioè, perché, perché, assolutamente... perché è inutile avere delle cose così stringenti. Mm. e Se sbagli a fare i veleni, fai le pozzi. Allora, se sbagli a fare i veleni e fai le pozioni, eh, lì il gioco è, ci fa complicato. Eh, devi essere ancora più smart per fregare il gioco. Un gioco che hai pagato. Tra l'altro, il gioco ha già vinto perché tu l'hai pagato 50 euro. E quindi sappi che poi tutte le soluzioni smart per fregare il gioco hai comunque perso. Ok, Ale ci scrive: Da lì il mondo di Lovecraft non mi attira molto. Eybuch sta cercando di guarire questa malattia. Avete non mi avete contattato invece per Tremulus che ne avevamo parlato la settimana scorsa ma capisco che il tempo anch'io ho pochissimo tempo dobbiamo parlare di Tremulus che potrebbe effettivamente piacervi essendo un PBTA a me dato il mondo di Lovecraft Jack Weiss ci scrive, eh, intanto lo salutiamo, ma chi non si fida del cartolaio amico, eh no. Tra l'altro avevo un edicolante qui che era proprio un trafficone, tipo compravi, andavi per comprare un giornale e lui diceva, ma non vuoi anche questa cosa? E un accendino, non ti serve? E se poi ti perdi nel bosco? E quindi ti, ti stigava un po' a comprare, però la paura che avevo io era proprio... Le mille uscite che ti, ti tenevano legato per mille anni per poi avere una cosa che era costata un sacco di soldi. Allora, uh, Jean ci scrive: eh, Si, Motor Chronicles si arriscatto: I, er i fascicoli erano per il gioco di miniature, ah, ok. Ora ti capisco. No, allora avevo in mente confusione all'epoca e vedevo i fascicoli e pensavo fossero per quello. Tanto il gioco in miniature si chiamava Warzone. Se non sbaglio, o era quella versione scaturata poi che si chiamava Warzone. Eh, Jean scrive ancora: Cyberpunk, secchiella di D10 e classica sindrome dà un attributo per domarli tutti. Eh, sì problematica quella cosa. No, io non me la ricordo. Penso che sia quella cosa che tu alzi un attributo tantissimo no, e poi sì. usi solo quello. Mm che avevo cercato di fare col carisma ma sì eh, eh, sono quei sistemi che poi vanno a scontrarsi con l'accordo di gruppo cioè di eh ma poi usi sempre quella cosa eh, eh, ok se il sistema mi spinge a poi io ricordo che era stato fantastico che avevamo un chimico cioè un chimico uno che studiava chimica sì? e tipo faceva le bombe a dice ah io posso mescolare questo questo e faccio una bomba a... Tipo fumo oggi, la butto dentro, muoiono tutti, e gli altri no, ok, <ride> e noi tanto, <ride> eh sì, quello è un altro problema. Allora, Eibu ci scrive: Abbiamo provato l'Overcraft-esque, ci è piaciuto molto. Tra l'altro, a proposito di Lovercraft questa settimana mi è capitato di leggere in una chat di videogame di gente che si organizzava per provare l'Overcraft-esque, gente che amava il richiamo di Cthulhu. Per cui il premio del gioco di oro dell'anno, secondo me, a volte fa in questo senso. Cioè, se uno arriva da fuori e vuole eh, provare qualcosa, dice, andiamo a vedere cosa è stato premiato. E... Intanto salutiamo Bob June che è arrivato. Salutiamo che, tra l'altro, non sei abbonato, Bob June. Abbonati, Bob June. Ma hai già fatto il coso della barba non ho fatto ancora il coso della barba, tra l'altro ho fatto bene a ricordarlo, sono le 11 e un quarto dovevo trattare di un paio di argomenti, uno lo saltiamo bellamente, hanno presentato il nuovo Resident Evil volevo parlarne con voi, ma possiamo anche passare oltre c'era un'altra cosa di cui volevo parlare, ma chi si ricorda? Eh, non ricordo. facciamo il coso della barba <ride> Ah, Bob June non ha Prime. Sei un poverello. Ok. Eh, in Cyberpunk bisogna fare l'hacker per provare la vera alienazione <ride> altro che Cyberpunk. È vero, ah, beh, era, sì. era, era problematico. Era problematico. Uh, Jean ci scrive. Anche peggio, qualunque personaggio avessi, potevi alzare solo riflessi e cavartela in tutta la parte di combattimento. Dica. La serie Netflix Marco, quale serie Netflix Bob June? Qual che serie Netflix ti stai rifacendo La nuova serie Netflix su Resident Evil è uscito ieri il trailer? Eh sì, allora ne ho sentito parlare molto. Muy... Eh sì, allora guardiamola assieme. Allora visto che siamo andati in argomento la guardiamo assieme. Hoppala. Ma una domanda perché c'è il Dashley? Perché prima parlavamo di Lego e allora è stato ricordato il fustino. Allora c'era Ale che diceva: Io avevo il contenitore, che era un contenitore rosso a grande così, con sopra le borchie classiche di Lego. Era un contenitore da Lego. Okay. E a me invece è venuto in mente quando da bambini i nostri genitori usavano i fustini vuoti dei detersivi in polvere per metterci dentro i Lego. Ah, era un grande classico. Tra l'altro, a pensarci adesso, i detersivi erano svuotati. Cercato di pulire dalla polvere, ma chissà quanto, cioè sapeva sempre odore di detersivo. Di Poi noi le cavamo i lego. Eh. Allora, qui ho il trailer del videogame e andiamo a darci un'occhiata. Allora, metto in pausa la musica, riattivo l'audio e andiamo a vedere il trailer di Resident Evil. Eh sì, tutta salute. Tra l'altro. Voi conoscete la saga di Resident Evil? Film, videogame? Fumetti? Hanno fatto pure i film. Hanno fatto un sacco di film? Mamma mia, mi ricordavo solo quelli di Serenti. Vuoi ascoltare? No. Tra l'altro posso anche. Tra l'altro non so se si sente l'audio del video, fatemi sapere se si sente l'audio del video, non che sia fondamentale, perché penso che le immagini parlano molto di più. Però casomai parliamo, commentiamo nel frattempo. Tra l'altro Resident Evil ha queste due anime, una di Tamarragine e l'altra un po' più carismatica, un po' più cinematografica, che un po' mi attirano, un po' mi separano, mi allontanano. <ride> allora il allora intanto lo mutiamo e lo mandiamo in continuo loop. Ok. Così intanto possiamo parlare mentre va sotto. Allora, eh, Fede si scrive tele per annuncia un certo spessore, ironia modonna. <ride> Bob June scrive, la serie di Resident Evil è un sequel di Resident Evil 4, quindi tornano Leon e Claire. Uh, ah, Fede uh, parlava di uh, Army, of Army of the Darkness, mi sembra che sia Army of the Dark. Dove cavolo è? L'ho persa. Dead. Army of the Dead, sì, infatti era armata, era armata di te. Vabbè, comunque... E, um, uh, il coso: eh, i Resident Evil hanno queste due anime, cioè per esempio anche il 7 aveva una prima parte in cui ti trovavi in queste zone del sud degli Stati Uniti, la Louisiana, cose del genere, con una famiglia di redneck. E poi piano piano scoprivi che c'era un orrore sotto, c'era qualcosa di sovrannaturale. Era molto inquietante e anche fatto bene. E poi nella seconda parte eri esatto: sparare a questi mostri senza neanche tanta caratterizzazione. E che ti rendono meno interessante cioè a parte mia mi rendono meno interessante giocare diventa uno sparatutto come COD ma anche più brutto e queste due anime di Resident Evil mi danno, mi danno sempre problemi ma ci sono sempre state sì. però la seconda parte era un attimo più cioè nel primo Resident Evil spoiler ma ormai a mille anni scoprivi che sotto la casa stregata tra virgolette c'era un laboratorio segreto dell'Umbrella e quindi c'era un po' sta sorpresa e queste due anime hanno sempre convissuto, io la seconda anima l'ho sempre Saltata. schifata, cioè è la prima parte che mi ha sempre appassionato di Resident Evil. <coughs> e tra l'altro anche volendoci fare un gioco di ruolo sopra eh, non, non saprei neanche qual è quella caratteristica di Resident Evil che bisognerebbe valorizzare e che è, è più importante e interessante. A te piacciono i Resident Evil? No, a no, me perché, piacciono gli horror. Perché sono dei horror. Però in compagnia gli horror sono carini. No. Ma neanche no. i giochi di ruolo horror? Ma i giochi di ruolo non, difficilmente possono essere horror. Perché non hanno quella cosa dello spaventare sì, sì. di fare il jump scare eccetera eccetera. Almeno che non mi fai boom e ti arriva un pugno. Probabilmente. <ride> Ok, andiamo a vedere anche il trailer. No, c'era uno che mi ha fatto paura. ed Era ah, i sì. Ladies of Sorrow di il richiamo di Cthulhu. Perché okay. c'è anche quello all'inizio è molto. Allora, carico. racconta a loro me, che io a me l'hai già raccontato. e da te vado a prendere il anche trailer. Non me lo ricordo bene. Però è un'avventura. Quello che ti ricordi, del de richiamo di Cthulhu. De... Che si. Che fa riferimento a quello ai film di Dario Argento. No, di... Può darsi che sia collegato la... a Suspiria. Sì, perché nelle fi... fasi... Ne, ne Ci sono le varie madri in Suspiria e effettivamente potrebbe essere collegato. Anche lì abbiamo giocato il primo, anche se comunque anche quello era molto bello all'inizio perché c'era la parte più misteriosa, più strana e alla fine comunque dovevi sparare alla strega, quindi un po'. Yeah! Però la prima metà faceva veramente paura. A proposito di sparare alla strega in maggio, non mi ricordo il 18 forse, o l'8 maggio, non mi ricordo quale delle due date. Comunque verrà fatta pubblicità. Ci sarà la nuova edizione di Giochi di Rolo. E ho la mezza idea: Giochi di Rolo in prima serata, e ho la mezza idea di portare il nuovo gioco dell'autore, dello stesso autore di Witch. Quindi tenetevi sintonizzati ed esprimete preferenze a Baloo. E perché se volete provarlo con me anche io lo provo in anteprima <coughs> fatemi sapere cosa uh, no fatemi sapere cosa ne pensate però se volete giocare con me volete giocare uh, volete provare quel gioco in anteprima siete sintonizzati sui social di giochi di ruolo in prima serata mgz ottimo stavolta partecipo ecco bravo che è sempre una buona cosa allora vedo un resident Evil infinite darkness un giorno fa un, su Netflix è l'account ufficiale per cui andiamocelo a vedere assieme fermi tutti mamma mia che brutto ma, ma... io vedevo dall'anteprima sembrava che avessi un parrucchino in testa eh sì allora leggo i commenti prima di far partire uh, Jean scrive 13 maggio quasi certamente oh, ok giochi di ruolo in prima serata giochi di ruolo in prima serata Federe scrive, aspetta mi sono perso, genere del gioco. Allora, è un gioco che trae ispirazioni da Witch. Witch, che leggetelo un po' come volete, era il, il film horror eh, uscito qualche anno fa, in cui questa famiglia, è ambientato nell'Ottocento credo, questa famiglia viene esclusa dalla comunità e si sposta ai limitari di un bosco, però nella famiglia. C'è qualcosa di oscuro, un pecca dei peccati dei vari familiari, eh? e quindi si manifesta qualcosa di sovrannaturale. Il diavolo. E le meccaniche del gioco sono molto particolari, sono diverse a quelle di Witch. Anche se eh, ne presenta sempre il canovaccio che ti dà la storia, ma poi lo giochi lo rimescoli a modo tuo. Tu interpreti i membri della famiglia e c'è questa figura diabolica che ruota attraverso i giocatori e alla fine si deve decidere come comportarsi sugli, verso gli altri membri della famiglia. È una cosa molto interessante. Allora, <coughs> Bob June scrive, per fare un regolamento a tema, uh, a tema, uh, a te, uh, scusa, a tema, corresi da dire, probabilmente servirebbe un sistema di combattimento semplice, ma non un tiro alla fine che dice quanti proiettili e oggetti curativi ti restano, Uh, lato master serv servono strumenti per creare ambiente di gioco con elementi di lore e puzzle. Allora potresti avere ragione, a me piacerebbe, però penso che un sacco di giocatori di Resident Evil apprezzano anche quel lato di gestione delle armi e delle erbe curative. Uh, che, eh no, ma con un tiro alla fine che dice quanti proiettili ho letto non, mi sa. Ah, ho letto non, ma con un tiro alla fine che dice quanti proietti e oggetti curativi ti restano. Eh, ah, ok, quel lato survival. Potrebbe essere interessante, potrebbe essere. Uh, Bob ah, lato master mi manca il tasto edit. Ok. Ho ancora in mente il finale di quel film, di Witch. Molto molto bello come film. A me è piaciuto molto, molto inquietante. Io non l'ho visto perché rientra nel. Non fammi, fammi sapere il canale che Baro, no, non ti dirò il canale, però vedremo perché il Gian che tra l'altro è dentro anche lui e all'organizzazione e cose e tutti gli organizzatori di giochi di ruolo prima serata mescolano le carte creando nomi per i canali molto particolari. Allora, andiamo a vederci il trailer di Netflix. Poi sono le 11 e mezza. E direi di andare verso la conclusione. Con eh, Diamo un'occhiata a cosa di carino sui Cio e al, al momento Barba. Eh, no, 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 questa volta è la volta che la tagliamo. Guardate che bella che ce l'ho ancora! No, eh? non è vero. No? Ieri ti avevo detto quando è stato l'altro ieri? Sì, ma gli ho, ho dato il balsamo e gli ho dato. Vabbè, ci ho dormito sopra stanotte. Però ieri era tutto. Sul serio? Sì, c'è stato un giorno in cui ti ho detto Euron. Eh, sì, ma momento. è stato prima che mi mettessi il balsamo. Eh, lo so, però ogni volta che ti metti la mascherina fa... Eh, vabbè. Niente, dobbiamo tagliarla. Mi raccomando, oggi votiamo per tagliarla. Ma ad Anna non piacciono i jump scare in generale l'atmosfera horror? Sentiamo. Allora... Questa mh. puntata l'ha intitolo Anna si confessa. Gli horror o sono noiosi, mm? per me, oppure non dormo la notte. Quindi non mi piace nessuna delle due cose. Ma è perché c'è il momento bu, o è perché c'è tutta quell'atmosfera di tensione che cresce, inquietudine, quella cosa lì? Mm, il momento buo non mi piace. Babadook l'hai visto? No, mm. eh, per me rientra però non più nella vita noiosa. Ah, ok. Quindi l'atmosfera la trovi noiosa e i jump scare ti spaventano. Esatto. Ok, è problematica questa cosa. E eh, infatti Witch non, ha scare, Witch non ha jump scare, però ha quell'atmosfera, probabilmente Anna forse lo troverebbe noioso. Ad Anna serve un po' di sangue, sesso e drama e allora le trova interessanti le cose. Certo. Tipo ti è piaciuto Bridgestone? Certo. Eh, okay. Che è un film <ride> moro da, par da parte mia. Però quello ri rientra nel mio gusto del trash. Cioè a me piace anche Riverdale, fino a un certo punto, perché okay. dopo diventa veramente troppo trash. Mm intanto mi sono dimenticato di registrare la puntata devo scaricarla da Twitch da, da, da Twitch, ok mamma mia, sono tutti uguali sti cosi Anna sta con Marco e ha provato il vero orrore, ora l'oro la noia Bob ah, ok, siamo d'accordo guardiamoci a proposito di orrore, guardiamoci il, tra il trailer, di cosa, del trailer? Di quello che ha detto Bob brava, perché sei ti tengo a non ah, pensavo ti tengo prigioniera e non puoi comunicare. Andiamo! Audio! Io ho tanta paura. Eh, vedi, fa tanta paura. Ma hai fatto in CG? si sì. Ah, ok, ecco perché sembravano dei papazzetti. Sì, ma ormai la CG ha raggiunto... Vabbè. Mm. Posso farti vedere una cosa, Leon? Posso farti vedere una cosa, Leon? mi dei problemi questa cg mi sembra la cg ai livelli di Final fantasy degli anni 90 2000 vabbè ah non, non così brutta però no c'erano dei problemi nell'animazione secondo me più che nel no io li vedo proprio plasticosi È un po' sì ah finito così luglio 2021 eh, prossimo allora, io ho trovato dei pupazzotti di plastica, ok? Sì, ma secondo me il problema è più nell'animazione, perché c'hanno i movimenti un po'. Ah, i movimenti alla Big Jim! I gnosotti. Mamma mia. Cioè, sono un po' plastichetti, ma non sono neanche male, anche perché comunque il 3D di base adesso è veramente... È fatto bene. La grande di solito. Sì. Cioè... cioè, andiamo a vedere, scusa, per confrontare, andiamo a vedere un, uh, un trailer in computer grafica recente. Vediamo trailer 2021, trailer 2021, dei videogame. Cosa? Video game, videogame, non serve neanche che andiamo sull'animazione perché animazione a volte è strana, usa tecniche strane. Allora, top videogame, cinematic trailer 2020-2021. I troppe soddisfazioni e adesso ve le metto anche. cioè Però non è realistico, le, i colori non sono realistici. No, no, però anche nel non no, realistico, meglio, meglio. Cioè, cioè, anche, anche Resident Evil non è realistico, eh? però guarda quale, no, ma sai cos'è meglio qua? È l'animazione che è più naturale. Sono i movimenti che ti hanno registro, ma non via, solo. Via. Cioè, vuoi rivedere le facce di Leon? O la faccia di Rebecca quando le dice: Aspetta, che ed abbassa... è più espressiva anche l'espressività. Sì, esatto, c'è più dettagli sull'espressività. Però il modello 3D, secondo me, c'è un po' più di luce post-produzione, però non è troppo diverso. Cioè, guarda i vestiti, la texture della sciarpina ma secondo me non era terribile quella non erano proprio i movimenti che ti danno ok, a te dava più fastidio i movimenti e eh, ci sta, ci sta, ognuno nota Tanto non conoscevo questo gioco non, no one un... Cosa ci sarà in quel mattone ha proprio preso solo il mattone no, aveva messo dentro una cosa prima ah ok, mi era sfuggita questa cosa Sono uguali mm. Bob June ha gli occhi che sono foderati di viustel. Die Dalic? Cosa Cos ha fatto Dai Che non mi ricordo. È famosa come casa editrice pesce. Quindi è dead stranding. Mm. Ah, è Gollum! Eh, signora di eh, Gollum! No, è proprio Gollum. Cioè, si. Sì, si, sì, è... racconta giochi Gollum. Si, sì, giochi Gollum. Mm. Cioè, almeno credo che giochi Gollum. Cioè, nel senso, si chiama Gollum, il protagonista è Gollum. Credo che giochi Gollum. Un po' fuori tempo, Massimo? Mm -hmm passato un po' di tempo, però vedi da un altro punto di vista sì, cioè, allora qui c'è da farsi una domanda, ma il Signore degli Anelli è al pari di Guerre Stellari un coso che qualunque momento puoi fare giochi cioè, è pubblicità ah. eh, in qualunque momento puoi fare giochi e vanno sempre bene perché è un brand sempre attivo oppure ci provando tra l'altro True Drink True Drink King Link dice sì, il protagonista è Gollum. Se infatti era come avevo sentito. Cioè, è la luce dell'animazione l'animazione, cioè è la luce. Ma è chiaro che la luce fa tanto, cioè, devi comunque la texture, devi eh, lavorare. Perché secondo me quelli di Resident Evil hanno fatto una luce seppia e basta, c'è cioè, un colore seppia, tono seppia e basta, mentre qua hanno blu. O... Loro sottotoni diversi, anche nell'altro della bambina. Allora, Ale ci scrive, il Signore degli Anelli è soprattutto, tutto, però se ti mettono la magia in Guerre Stellari, se tipo i Jedi possono sparare palle di fuoco, che fai? Cioè, secondo me, il Signore degli Anelli non è ancora a livello... Boh, la mia idea, la mia impressione è che non sia ancora a livello di guerre stellari, ma neanche a livello di Harry Potter. Perché non ha ancora così tanti contenuti sì, mass quindi. market? Cioè, per dirti di Harry Potter... fanno il coso del Simarillion, adesso no? Fanno non del Simarillion, ma fanno una serie tv ambientata durante, non mi ricordo quale era, del Signore degli Anelli. Cioè, non il libro, ma nel, nell'ambientazione. Okay. Cosa stiamo guardando? Ci chiede. Allora, stiamo, guarda ah, stiamo guardando una serie tv perché siamo partiti dal trailer di Resident Evil della serie tv, l'annuncio della serie tv in CG. E, il, uh, e ci chiedevamo perché il livello di animazione di quella serie era veramente basso. Eh, cioè il livello di dettaglio grafico dei personaggi eccetera eccetera. A seconda era Bucci, grazie e allora ho messo sui migliori eh, teaser in computer grafica del 2021 tra l'altro questo qua potrebbe essere il eh, eh, Forspoken il, eh, il nuovo gioco della casa di produzione eh, di di Final Fantasy ah, okay, Square Enix quello. per quello ha quello stile lì però adesso lo vedremo solo in fondo. Ale ci scrive, bella domanda, ma non mi piace guerra stellari, non uccidetemi, vi prego. Tranquilla, non mi piace più guerra stellari neanche a me da quando hanno fatto la nuova trilogia. E... ok adesso voglio scoprire cos'è sto gioco. È lungo. Sì, tra l'altro. Non era sito Cronodissi. Crono Odyssey Dove? Sotto. Vediamo, adesso andiamo a vedere, site gli annunci. Di sotto. Ah, sì, Cronodici, ma mica lo conosco Cronodisi. Ok. Odyssey non ho mai sentito tra l'altro andrò a informarmi. Per pc con rieng perché per macch perché hanno messo anche perché hanno messo anche Android e Mac? Non lo so cellulare. è un po' un problema. Ma torniamo all'argomento finale del siamo a 39 e adesso andiamo a fare il Sondaggione perché per chi non c'era le altre volte vedete questa bellissima barba? Bellissima barba la sto tenendo in attesa dell'estate, però comincia a darmi problemi perché ah, ciao un nickname qualsiasi che si è abbonato l'altro ieri, tra l'altro non me l'aveva segnalato grazie a un nickname qualsiasi. E eh, naturalmente, grazie alle fan che si è abbonata per un mese. Fate tutti come un nickname qualsiasi che ha le banni. Eh, ciao, Fede. Ciao, buon pranzo. Barba, sì. magari resta ancora un minuto e voti. Allora, gestisci il sondaggio. Nuovo sondaggio. Taglio la barba. Barba. Tra l'altro non la taglio a zero, ma la taglio molto corta, perché uso la macchinetta, ma la metto ad alzo zero e taglio. Probabilmente lascio un po' più lunghetta qua sotto, così mi fa un po' la forma del viso, eh? Però la vorrei tagliare. Tra l'altro negli ultimi mesi... Ah, una cosa che dovevo riprendere prima. Negli ultimi mesi ho riscoperto, da quando tengo la barba, il piacere di andarsi e farsi coccolare da un barbiere che te la taglia. Però è una rottura di balle, perché devo andarci invece di stare qui con voi. Sì... No, metterei anche Barba. Allora, sì. No, mettiamo No. Punto barba. Papà. Che non, se non sapete cosa sono. Si. Sì, eh, baby. Mac. Perché Manna dice sempre che sembra un bambino. No, beh, ma non te la taglio a zero. No, non la taglio a zero. Ho questo veto che, tra l'altro, io non posso dire niente sui capelli di Anna, ma lei può dire. Eh, tutto sui miei Esatto. sulla mia barba, perché capelli, ormai ciao, inizia il sondaggio: 10 minuti, tagliarsi allora, true, drink, true drinking link. Eh, dice tagliarsi la barba è un crimine, e non lo so, cioè, <ride> a, me a me piace la barba. Però, quando metto la mascherina mi fa quell'effetto Babbo Natale. Abbiamo una mascherina, adesso vi faccio vedere. Ah, sperando di non fare... eh scusate per il casino ma ho dovuto piegarmi qua sotto e c'è un casino di roba allora ho una mascherina, tra l'altro dalla cam mi vedo anche in testa eh, e faccio così adesso mi guardo anch'io eccolo qua allora se faccio così vedete ci sono i ciuffi che escono qui sotto e fin qua ancora normale Adesso si vede poco, però ho anche i ciuffi che mi escono qua dalle parti. Tipo così, no? E sta cosa è una cosa bruttissima. Perché mi fa tanto Babbo Natale, ma anche persona poco curata. E allora io vorrei tagliarla. Eh, cosa, e così almeno con la mascherina a porto. Cioè, era una... <ride> Era una, una voglia che volevo tenermi e ce l'avrei ancora, cioè la terrerei ancora, però ho deciso di fare questo gioco con voi e cioè vedere se uh, di giocare assieme. Tenerla. Siccome tenerla o non tenerla, non dico che sia lo stesso, però non mi cambia granché. Voglio sapere voi cosa ne pensate. Ehm, tra l'altro io voto per... <ride> Ma... Allora ci sono... Sui serio state votando tantissimo per tenere ancora la barba allora io voto contrario per tagliarla così vi foto tutti quanti allora mi dete le persone senza barba si chiamano donne ma no. non è vero tra i nani è difficile distinguere i nani femmina perché tutti hanno la barba e mi sembra giusto in un mondo in cui ognuno... se tu avessi la barba no. ma perché la, la società ti ha instillato la concezione che le donne stanno meglio senza barba però se potessi. Cosa? No. Se tu fossi uomo, se tu fossi me, te la terresti o la taglieresti? La terrei perché so come sei senza barba. Ah, ma lunga, lunga, cioè, allora no, lunga, es lunga. escluso che non la taglieresti a zero perché il viso è troppo glabro fa quel senso di banale bambino, ok? Ma tra tagliarla molto corta, tipo ah, sono figo, sono tre giorni che non mi faccio la barba e. Sono figo, vado a spaccare la legna in mezzo al bosco con la mia barba lunga. Dipende da che faccia hai. Ma la mia faccia... Questa no, faccia. la tua faccia sta meglio con la barba. Quindi barba lunga? Non lunghissima, però. Quella è da tre giorni? No, quella da tre giorni no. Quale? Quella mezza da due settimane. Così? Un po' più corta. Un po' più corta di così. È difficile, eh? Sì, sono paffuto. Tagliamo eh... <ride> taglia un bel barbone. Allora, True Drinking Link dice: L'unico modo per tagliarsi la barba è farle prendere fuoco involontariamente. Mentre forgi l'insegna del tuo negozio, oppure mentre cucini un drago fuori sul grill. O un coso, un beholder, qualsiasi cosa. Mgz, donna baffuta, sempre piaciuta. Sono d'accordo. Perché no? Uh, Bob June taglia quel barbone, compra un completo e diventa un broker di Wall Street. Hmm, potrei, essere, potrei, potrei anche farlo, se non fosse che mi fido poco delle borse. Eh, allora. Tro in link, spacca la legna. Ecco, per esempio, preferisco tenere la barba invece di spaccare la legna. Ho un sacco di legna lì fuori e non c'ho un cavolo di voglia di tagliarla. Dovrei tagliarla per metterla da parte, per poi farmi il camino e bruciarla. Io l'avevo già immaginato. E facciamo no? la pizza. No. Io l'avevo già immaginato quest'inverno, eh, seduto lì fuori con la neve, davanti al fuoco di questo camino improvvisato con la legna che brucia a guardare la legna così con aria pensierosa no così figa con la pipa così mentre, mentre neve. cade il fiocco di neve e cade sulla pipa e si ferma lì e poi si scioglie il fuoco eh. allora jean dice se la togliessi io poi i gatti con cosa potrebbero giocare cioè se salga, hai ai gatti che giocano con la barba cosa ci fanno i gatti con la barba se, le, se hai lunghe con le tricine ma è tipo vengono lì e la mordono o giocano con la zampetta? Con la zampa Con la allora zampa. Ma chissà. Io avevo dei gatti che quando mi stendevo, loro venivano qua sopra e cominciavano a ciucciare qua. Cioè, ti giuro, era una cosa... E dai, dopo un po' fa solletico. Ah, bravi, fate la pizza. No, no, no. Allora, tu non hai capito. Il lavoro che richiede fare un forno da pizza è superiore a qualsiasi pizza buona tu possa fare noi abbiamo un bel fornetto lo attacchiamo alla corrente ci cuociamo dentro la pizza e viene buonissima anche perché per scaldarla cioè, vale la pena se la fai per 10 persone tipo, ma sì dice... cioè, adesso va di moda farsi il forno da pizza in casa in cortile, in giardino eh. cioè il, il rapporto costo nel senso di tempo, risorse, soldi eh, prestazioni non vale a candela cioè io capisco che uno se lo faccia per voglia, uno si può comprare un pc nuovo perché gli piace giocare, a proposito non ho rimesso la musica, e... uno può farsi il pc nuovo, uno può farsi il forno alla pizza, però per me, per me il rapporto costo prestazioni non è così valevole. <coughs> Jean dice oppure non potremmo fare la scena stile cattivo di James Bond? Mamma, ma qua ma, ma, ma. ah, quello così. Mm. O col gatto. Prendi. Garrett, Do Garrett. No, non c'è andato di là sempre. Non risponde mai, Garrett. vuoi un po' d'acqua? No, ok, allora. La pippa è sempre lo strumento di relax definitivo. Concordo, anche se purtroppo il ritmo dei giorni moderni, un po' come diceva la pubblicità dei cinà rovina questa cosa. Tra l'altro, sta ancora vincendo di tenere la barba. Votate, avete gli ultimi minuti per votare. Chi non ha ancora votato, voti. Perché altrimenti teniamo la barba ancora lunga. Ah, ah la impastano. Dice Jeanne. Eh, ok, ok, ci sta. Ehi, hey, Buccia, anche Icaro il gatto ama la barba di pochi giorni. Chi Icaro? Che gatto. Il suo gatto. Può essere... È un gatto che si chiama Icaro? Mi manca questa cosa. Ma mm, io adoro gli estimatori dei gatti. Io adoro chi adora i gatti. Comunque pensavo che l'impasto non fosse riferito alla pizza. No, penso alla barba. No, ma sì, adesso ho senso la barba. Non ha senso. Infatti mi chiedo, chi l'ha impasta? I gatti? Ma, vu ma vuoi mettere a avere i gat dei gatti che ti impastano la pizza? Sarebbe comodissima, sarebbe. Tanto, non vedo recuperare il taglio della barba. Eh, ah, il nostro gatto dice Eibutz. Hey, Carino. Ma si chiama Icaro perché ha cercato di volare. Uh, True Drinking Link ci scrive: Sig, quanto è vero, ritmi serratiche, mondo brutto. Sì, per dirti io alla sera esco, mi fumo la pipa. però Ma non è neanche il mondo che mi. Cioè, è più complicata la questione. Perché io vado fuori, mi fumo la pipa, però ho sempre la sensazione di dover andare in casa a fare qualcosa o prendere in mano il cellulare e fare qualcosa. Mi ha proprio plagiato il mondo costringendomi a pensare che devo continuamente fare cose. E i, la mezz'ora della pipa faccio fatica a prendermela. È proprio una cosa che mi è entrata sotto pelle. Ed è brutta sta cosa, perché dovremmo avere il tempo... Ma siamo a 22 punti abbonati! Ma siete dei grandissimi! Abbiamo superato i 20 abbonati e siamo quasi i 25 che mi ero prefissato, che ci eravamo prefissati per aprile! Se avete un amico che ha un account Amazon Prime, venite, ditegli di venire ad abbonarsi, ma anche quelli che vogliono sostenerci, è un po' come abbonarsi ogni mese a una rivista, alla nostra rivista che ci piace, parlando di pubblicazioni edicole. E noi sentiamo il vostro affetto. Cosa? Mi è davvero che ha volato. lui si dice: Esatto, il gatto volante, trovatello che si è buttato dal sottotetto di un finile in demolizione. Mamma mia, dimmi che ha volato. Dimmi che è come una favola di Sepulveda. E mm -hmm. ha volato. <ride> A me piace, ma guarda, io una delle favole che adoro è la Gabbianella e il gatto. La Gabbianella e il gatto è, mi fa piangere tutte le volte. Sui sì, serio, no, ma è bellissimo. No, infi, il cartone, sì. Mamma, il cartone esatto, sì, il, il, sì. il cartone è bellissimo. Vi consiglio di guardarlo. Gian eh, scrive: I gatti impastano la pizza in Monster Hunter il videogioco e miei impastano la barba. Tra l'altro, hai provato Monster Hunter, Gian. Io sono in dubbio, cioè, da una parte mi incuriosisce, soprattutto per il lato multiplayer, lo proverai con Anna. Dall'altro mi hanno detto che ha un ostacolo molto uno scalino di ingresso molto alto cioè ti devi impegnare diverse ore per imparare come si gioca e poi fai grinding no, non basta grinding eh, però se c'è un, è un allora è vero che hai ragione a noi piacciono i giochi in cui si avanza però per esempio stai giocando in Cosicrob sì, è, è rilassante non devo ammazzare cose devo scavare la terra e... è vero che è più rilassante però fai la stessa cosa ripetitiva molte volte cioè, dipende tanto dalla meccanica del gioco in sé. Se la meccanica del gioco ti soddisfa, lo continui a fare. Abouch scrive, ha volato per tutto il tempo, ma è atterrato male. Il problema non è il volo, ma l'atterraggio. Eh, esatto. È come quelle volte che dicono volare, sì, sono capaci di volare. Il problema è atterrare. Va bene. Che ne dici, andiamo in chiusura? Diamo un'occhiata così al volo, ai giochi su itch.io. Giochi interessanti, cosa, cosa ci propone? Ah, ecco cose di cui dovevo parlare. Ho scaricato un gioco che durante la settimana era tra i primi delle nuove aggiunte. Che non trovo, tra l'altro, Orbital molto carino. È stato provato alla scorsa eh, Giochi di Role in prima serata e non lo trovo. Eccolo qua, Gravity Rip. Ho scaricato questo gioco perché sono un appassionato di Wipeout, di videogame e di tutta l'estetica e la meccanica e sono curioso di provarlo. Ci ho dato un'occhiata, sembra interessante. Ha due gestioni diverse a seconda che tu voglia giocare la corsa o la, o la storia a livello narrativo mentre si corre, e sono curioso di vedere se sono funzionali l'uno all'altro. Si, sì, Monster un poco quel problema. Il Word mi ha scacciato. E io ero proprio curioso di provare il Word perché è disponibile per PC e quindi magari anche a un prezzo interessante. Allora... Vi... Torna giù un attimo. Sì, dimmi. Cos'è che ti attira? Tunnel Q. Aspetta che si è preso il mouse. Tunnel Q? Quello lì. Tunnel Guns! Guns! È un gioco... Dovrebbe essere un gioco ah, semplice. Okay. Allora, questo qua ti ha fregato con la grafica. Che qui non è proprio un granché, però è simpatico. È un gioco in realtà, originalmente era incluso nella fanzine Eternal Carmen, ma ho deciso di andare avanti. Allora, il gioco non viene spiegato, ma in pratica dovrebbe essere un dungeon crawling simpatico e divertente, con regole leggere. Magari se ti interessa lo proveremo, tra l'altro è anche gratuita la versione base. Però secondo me eh, più che delle meccaniche interessanti ha questa idea della premessa di questi personaggi strani e queste cose che rendono molto interessante. E lo scarico, poi vedremo. Scarica ora. Allora, io di solito faccio così, no, voi non lo Ah, perché voi non lo state vedendo, scusate. E, uh, provo i giochi e poi casomai li ricompro dando soldi all'autore perché su ICO tutto bello ma uh, anche tanta cacca eh, a volte si trovano anche tante cose incomplete, tante cose che devono essere ancora finite e magari resti un po' fregato allora vediamo eh, le cose più nuove più popolari anzi nuovo e popolare più popolare è un sistema fantascientifico Pinac, no Borg, vabbè andiamo 144 anelli ma è solo per giochi di ruolo questo qua questo qua sono giochi fisici mm. che è, allora il eh, racchiude sia videogame che giochi fisici ah, okay. ma anche libri racchiude un, sacco, racchiude un sacco di cose è un po' uno store tra l'altro è interessante perché è gestibile la parte di quanto che percentuale dai a chi ha ideato questa piattaforma. Eh, è comodo per eh, i giochi di ruolo indie perché appunto puoi pubblicare il tuo gioco e hai comunque uno store tipo Steam ma più piccolo, ok? Andiamo su Nuovo e Popolare, che è uguale. Eh, oltre a Morkborg che abbiamo già visto... Abbiamo Fortune's The Tarot Card Storytelling Game. Che non ho provato, ma andiamo a darci un'occhiata. Ricordiamo che la traduzione è sempre offerta dal nostro Google Translate, per cui. Fortune è gioco di narrazione delle carte di tarocchi potrebbe essere giocato dopo una seduta travolgente. No, ok, eh, può essere giocato. Dopo la seduta travolgente o durante le ore più tranquille della notte. Idealmente in una stanza con una candela potrebbe essere interpretato da una famiglia eccentrica che vive in una villa fatiscente su una collina che domina un piccolo paese in autunno. Oppure potre potresti interpretare una giovane coppia curiosa. Eh, seduta su una balla di fieno, mentre la festa del raccolto si conclude finalmente una domenica sera. È un gioco in cui si costruisce una storia. Come si gioca? Richiedo un mazzo di tarocchi e carta normale da gioco. Lo userai insieme a un elenco di suggerimenti di storia. Ah, ci sono gli spunti all'interno e tu pescando i tarocchi probabilmente inserisci questi spunti. Ti incuriosisce? Ma è simpatico. Che nella scala di Anna questa cosa vuol dire ma è un po' una merda. No. Durante, i durante il gioco, i giocatori a turno raccontano una storia collaborativa. C'è una carta per migliorare l'ambientazione, una carta per guidare ogni personaggio principale. E tre carte che hai nella tua mano. Ogni scheda ha un suggerimento storico storia corrispondente ad alcuni di questi. Solo che non capisco, perché tu hai detto: eh, Allora, all'inizio fanno questo raffronto tipo come una seduta spiritica. Ma adesso sembra che praticamente sia uno storytelling story game. Eh, infatti, è quello per quello che è simpatico. Non capisco cosa. È il, cioè, sembra che la premessa della seduta narrativa, cioè all'inizio, dice puoi giocare una coppia che sia un po' appartata e fa sta cosa. Ma poi sembra che tu estrai la carta. Le carte ti dà degli spunti. Cioè, potresti giocare il guerriero fantasy come potresti giocare. Il, la spia nazista, come potresti giocare qualsiasi altra cosa Cioè, sembra poco coerente. Controlli la storia, sei protagonista, antagonista, gli ostacoli lungo la strada. Cioè, non sembra caratterizzato con la cosa della seduta spiritica o con la cosa dell'appartarsi dell a una festa. Boh, è un po' me. Non mi ha convinto, eh? Quindi. Torniamo. Per me. Pff, per te? Boh, non ho capito cosa si gioca. I tre valori sono: Yeah, Boh e. <ride> Il link del sito dove guardate i giochi te lo passo subito. Allora, ti passo con quello nuovo e popolare, però poi tu puoi gestirtelo come vuoi. Si chiama itch.io CTRL V. Queste qua, questo, questo, link ha già, uh, questo link ha già dentro sia i Physical Game, che è la categoria che devi guardare se vuoi guardare i giochi di ruolo o giochi da tavolo in generale, giochi fisici. Ma ci sono altre categorie: tipo videogame, Windows, Mac, eccetera, eccetera. E... e poi comprende già i nuovi e popolari. Però tu puoi gestirti le tag in alto, ti, ti fai un po', eccolo qua: un mostro. In alto qui puoi vedere, mettere ordine per poi metti popolare, nuovi popolari, i più venduti. Per esempio, se andiamo a vedere i più venduti, il più venduto è gravity rip. Che era, mi era stato proposto, ma poi troviamo anche tipo Wonder Home, Lancer, Honey Heist, Hit uh, Ground itself, eccetera, eccetera. Father's, uh, Backfather's, Ben Bon Ok, è mezzogiorno, direi di andare a preparare a mangiare. Cosa abbiamo oggi a preparare? A mangiare? Non si sa, inventeremo. Tra l'altro, abbiamo degli asparagi che dobbiamo assolutamente cucinare perché altrimenti vanno avanti eh però mancano le uova mancano le uova non siamo andati a prendere le uova va bene allora risultato del sondaggio risultato del sondaggio è non mi devo tagliare la barba mi volete barba papà quindi niente Anna ce continuiamo a giocare così vediamo la prossima settimana e funghi pasta e birra purtroppo è troppo eh magari funghi pasta e birra eh tra l'altro funghi pasta e birra cioè funghi ma metti, però ci metti anche della panna e della pancetta con i funghi Così ha deciso il popolo, esatto, così avete deciso voi, è colpa vostra, ma quando la barba, mi guarderò allo specchio, vedrò la mia barba, penserò a e... voi. Ehm. Cosa volevo dire? Ok, questa settimana invece, appuntamenti della settimana con GDR Unplugged, ci vediamo domani sera con la live, andiamo a provare un gioco minimale, un gioco interessante, sempre preso da ICO, che si chiama... Each zero, 0 Oh, ci gioca un po' col nome, in cui dei bambini trovano un Mac di una guerra che è passata, un Mac abbandonato, eh, un Mac in disuso, che però ha ancora dentro il fantasma del proprio pilota. E attraverso le avventure di questi ragazzini si andrà mm -hmm. anche a ricostruire la storia di questo Mac, di questo pilota e ciò che ne resta. Ah, pensavo a un computer io. Ah, no, Mac M E C H, Michael. cioè un Mac. Un com... Sì, okay. ma Mac è la storpiatura di Mac. Ah, ok. e Mac del. Uh, questo robot. Ok, e poi abbiamo. Mer Martedì mi riposo. Mercoledì abbiamo la nuova puntata del GDR Late Show. Si parla di qualità nel GDR. Qualunque cosa possa voler dire, con ospiti d'eccezioni. è il nostro conduttore, il nostro host, che è Jacopo Frigario Giovedì è il mio compleanno, quindi se volete farmi un regalo, ricordatemi nei vostri pensieri e, e abbonatevi al canale, abbonatevi alla nostra pagina Patreon eh, o al nostro canale Twitch. Venerdì dovrei avere un ospite d'eccezione, mi ha confermato al 90%, eh, dovrei avere il biso di Matteo Bisanti che ci viene a parlare di Play. Quest'anno si farà, non si farà Play. Vedremo, ne parliamo con lui e tra l'altro proviamo anche gioca a giocare a un gioco dei 24 Game Poems che sono giochi che in mezz'ora, un'ora giochi, per cui faremo un'ora di chiacchiere e un'ora di gioco. Che è un nuovo format che voglio proprio invitare ospiti del panorama dei social e parlo giocarci assieme. Vediamo come va. Eh, esatto, Mechanical Design, Mac. Ehm, e poi ci vediamo domenica prossimo per questo momento di colazione chiacchiera assieme spero che vi sia piaciuta vi auguro buon pranzo vi auguro buona domenica statemi bene giocate con sentimento con cuore con cognizione vi saluto vi ringrazio e ci vediamo ciao, ciao. grazie a tutti quelli che ci hanno seguito fin qua grazie 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 a tutti quelli che sono abbonati di quelli che hanno donato e tutti quanti ciao ciao ai nostri patron ciao